Ho il banner incastrato. Ecco, è andato via. C'era il banner delle magliette incastrato. C'ho la webcam che la devo rispostare. Che Che verso è per la webcam? Scusa. Ecco qua. Devo rimettere a posto l'inquadratura. Amici, buonasera. Io sono Michele, dicevo. Qui con me c'è Maurizio. Sì. Sì. E Ah, manca Simone. mancherebbe Simone che sta arrivando, chissà, adesso gli mando un Come no? messaggio, eh. Simone, ti sbrighi, porca troia? Eh? Dove sei? Ecco qua, vediamo adesso se risponde Simone. Eccolo. Però è senza Ciao, dimensioni. sono Simone. Eccolo. Ah, eccolo, è arrivato Simone. Quindi siamo tutti qui. Io, Sì. Marco, Ciao, sono Giovanni. Federico e Giovanni, appunto. Sì. E Eccoci qua, siamo tutti e tre abbiamo radunati. lì. Oggi siamo il trio del pannolone pieno, eh? Sì. Sì, siete pronti? Cosa vi aspettate? Di morire. Dei quadrati marroni, No, ecco. sì, è vero, oggi gli ho detto. Non ho scaricato nessun quadrato rosso, ma solo quadrati marroni. Meno Rettangoli, forse, male, eh? ecco, Meno pronto. male, meno male. Qualsiasi forma Non geometrica va bene. lo so. Qualsiasi forma geometrico va Anche io ho bene. capito forma geometrica, ma sai? siete dei bastardi. Si sa. Sempre a parlare di chi. Boh. Sono partito 7 minuti prima solo per poter dire che è ancora Halloween. Sì. No. Non ci avevo pensato. No, 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 ma non è così. Non è così. Tra l'altro. Tra 6 minuti scoprite se avete perso il giveaway, tra l'altro. Esatto, tra O tra l'altro. 6 minuti e un'ora, perché abbiamo cambiato l'ora. Eh no, rimangono 6 minuti comunque. Ah già, perché forse il giveaway non lo sa, però. Dice che è rimasta l'ora solare? Forse non lo Forse il sanno. giveaway non è al corrente, bisogna dirglielo. Vado a controllare. Però, dicevo, ho quasi finito l'acqua. Oh no. Ma l'acqua fa schifo, Moro. Ma Moro, anch'io, sai, No, ho è finito buona l'acqua in la mia. A generale, però io. casa? Sì. No, Corne, ma perché hai questi problemi? Ma Ma com'è che tu ogni anno ti manca qualcosa? Che succede scusa, qui? come ha fatto a finirti l'acqua in casa? Cioè, non te ne No, sei no, no, accorto? no, l'acqua potabile. Ma Come vivi? voglio dire, Cioè, prendo. neanche quella del rubinetto proprio. Sì, però capisci che a Torino se bevi l'acqua del rubinetto diventi una statua di ferro il Ma giorno anche qui. dopo. Io ho il depuratore attaccato al rubinetto. Devi comprarti Sì. la brita. Poi adesso Ma c'è ce questo l'avevo la trend. brita, solo che è diventata di ferro anche lei. Oh, bella! Che Che c'è grande questo trend. Poi che filtro! ci metti la vodka dentro la brita. Non so se l'avete visto. Non l'ho mai visto. Ma che cazzo depuri, Se ci perdonami. metti la vodka dentro, praticamente poi te quando la bevi, Sa di vodka? no, sa, cioè, non sa, cioè, ti va giù liscissima. Però è ancora super alcolica. Ah. Ma Cosa è? boh. Mica bevo, che ne so. E quindi è per tipo per gli astemi. No, comunque non è che annullano l'alcol, Eh annullano il sì! sapore. No, anche il sentore. Perché lo sono, la tintoria. Sì, perché uno scappato di casa senza acqua. Ma come fai senza acqua? Quindi No, ne ho hai la ancora birra? Alto alto così. No, ho il così non filo e vedo il dito. ferro. Cos'è il filo e ferro? Grappa. E come si fa? È Vabbè, un poi disseta vedo. molto quello, No, no, però è distillato. però. Almeno Certo, è quello. grappa. Fin qui, Sicuramente proprio. distillato. Sicuramente è impossibile che sia No, l'altro. vabbè, ma arriverò a domani o diventerò una statua di ferro se berrò l'acqua del rubinetto. Ma scusa, ma domani Cioè. poi sono chiusi i negozi. È Eh sì, questa è la chiusa cosa pure l'acqua da un divertente. po' a questo punto. Devi bere delle tourette lì, Eh delle. sì, Mi devo andare sento in giro high. Pensavo a fosse cercare. Tourette la No, la malattia. sindrome. E lì a Devo queste bere. fontanelle inizi a Che bestemmiare. bestemmia da Sono le casa. fontanelle che ti guardano e cominciano a Hey, urlare palle, via! parolacce. Guarda, Pasquindo te l'ha voluto proprio per forza. Scrive grappa bocchino perché gli fa ridere il bocchino.
Quello delle sigarette, però. Questo. Aspetta che adesso lo vedo, muoro un attimo. Ah, adesso l'ho visto. Come hai succiato, Moro? Come hai sutto? Dal come bottino. Si dice? Hai sutto. Come fammi sutto? Posso cercare? Come si cerca la desidenza? Come si dice? La desidenza. Le cose dei verbi, no? Guarda la radice, l'etimologia della parola. No, come si dice? Tipo tutti i tempi verbi, la coniugazione. Coniugazione. La residenza. La desidenza. E la residenza. Coniugazione, suggere. Io vado in comune a cambiare la desinenza. Coniugazione del verbo suggere, vediamo. Io suggo, tu suggi, lui sugge, noi suggiamo, voi suggete, loro suggono. Eh sì. Io suggevo. E quindi, ma per dirtelo, tu hai fatto questa cosa qui. Allora, tu hai... Il passato remoto, il passato dove? Prossimo dovrebbe essere col presente, con l'ausiliario, quindi tu hai... Suggesti. No, il passato prossimo. Ma non c'è il passato prossimo qua. Partecipa. Neanche passato, il futuro anteriore. No, non può essere sutto veramente, ragazzi, dai, non mi rifiuto di... Però aspetta, il passato remoto però è... io suggetti. Tu suggesti, lui suggette. No, si suggestiona. No, anche noi sì, suggemmo, no. Voi suggeste, loro suggettero. Certo. Giusto, è passato prossimo. Il participio, il participio presente è suggente. E il passato? Il participio presente è suggente. E il passato, devo sapere io. Non c'è. E non si può dire? No. Non si può partecipare. Non si può. E l'imperativo manca... Suggi. Suggi, sugga, suggiamo, suggete, suggano. Suggete, ragazzi. No, suggete, tieni. È vero che non c'è... È difettivo, cazzo. Sugge. No, l'imperativo in prima persona non esiste. No, perché suggio. Non... Suggo. Adesso suggio. Mi sono appena ricordato di questa cosa che in tutte le tabelle dei verbi e non puoi... manca la prima riga. La non puoi imperare te stesso. No, non c'è niente. È la prima persona presente. Io suggo. Sì, io suggio. Esatto. E suggo. E quindi è sutto, dai. No, Mary, è che me lo sono ricordato. Cioè, ho visto le tabelle come le vedevo 30 anni fa. Ma... Anche perché possiamo dire hai succhiato. Scusa, è appena adesso mezzanotte, toglia. Hai eiaculato nel medesimo istante. Ah no, ma che sfigato. E no, quindi il 9 novembre l'ha già perso. Fallita. Niente. Se no, Artorias ha vinto Elden Ring, il giveaway. Complimenti. Ah, Artorias. Quindi lo sanno che cos'è. Tanto pensa Artorias Time. Che... Cos'è? Non dico, sanno che cos'è l'ora legale, l'ora... A quanto pare sì. Six. Bravi. Fammi andare in chat di Lino a vedere se lì ho vinto. Andiamo in Chad. Chad. Sì. Ah, tra l'altro c'è anche la traduzione di suggere, se vuoi, Korn. Sacco. In tedesco è Saugen. È una pistola, no? Il mio nuovo verbo preferito. In inglese è to suck, giustamente. Aspetta che bevo suck. Un sorsino d'acqua. Forse volevi dire altro, eh? No, poco. Volevi suggere, forse. Un po' di estratto succo. Di ferro, faglielo bere. Sì, poco, se no non mi basta. Intanto, grazie Lupo Bianco, ma io volevo ringraziare anche Mino Copone, che l'ha fatta prima, la super, ce l'avevamo persa sicuro. Poi in francese è sucer, credo. Sucer. In spagnolo è chupar. Giusto. E in portoghese invece è chupar. Perché è molto diverso. Fa ridere chupar. Perché non parlano una lingua invece di distinguersi. Proprio come i sardi sono. Ma lo spagnolo mi cringe, non ce la faccio. Perché pensi a Paso Delante? No, ma perché sì. È l'italiano pezzotto. Grazie. No, solo l'S alla fine, non è che è uguale. A parte che loro potrebbero dire lo stesso dell'italiano. Assolutamente sì. Però a me il cringe, non c'è un po'. Qual è una lingua che mi cringe? A me il francese. Forse sì. Anche dipende dopo se fatto quella roba. Se c'è una donna nuda, no. Beh.
Non ho capito il collegamento, Moro. Che me lo parla, dico, se sono andato. Grazie, Gluten, per questi regali sub. Tra l'altro, prima volevo cambiare l'obiettivo del forsennato traguardo. Sì. Ma purtroppo da OBS e da tutto mi sono scomparse le sub. Anche quindi, se mettevo l'obiettivo mi diceva... Mi partiva da zero e mettere 1400 sub da zero no, è un po' impossibile. Sì. Cioè, voglio suggere lì. Lì. Sì. Casino. Comunque, amici, sistematevi gli auricolari. No, il... ma c'è tempo ancora. Cioè... Sistematevi il vostro Dolby Surround, il vostro ambiente. E il vostro home cinema. Spegnete le luci, chiudete le finestre, preparate il... pannolone. Lano. Io ho cucito a mano i miei pantaloni rinforzati stasera, quindi sono pronto. Io no, quindi no. Cago e rompo la sedia sono di Gandhi. Sono sicuro che il massimo che può succedere è che mi alzo dalla sedia, non che allargo la sedia. L'importante è che non scivoli via. No. Ah, questo non lo so. Viene sollevata da questa, così, questa catena montuosa marrone fino a raggiungere sì. La vetta. Allora, io ho scaricato comunque... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 giochi da Itch. Come 9? Ma sono tantissimi. Okay, magari durano 2 secondi, 3 non partiranno, 4 dureranno 5 minuti. È un quadrato rosso di nuovo. Gli altri sono ok. Meglio abbondare quando suggere, diciamo. Esatto. E poi mi sono comprato Father's Day. Che te magari Vector l'hai già visto, mi sa l'avevo già fatto lì. È una merda. Vabbè, non penso che gli altri siano meglio, comunque. Quindi, ma è anche peggio dell'altro, Ma l'altro era bellissimo come peggio dell'altro. Grazie a tutti dei raid, comunque. Scusate, sì, sono stati 6. È vero. Grazie mille ciao, a tutti. Raidoni. Grazie, raidi. No, aspettate che ho la okay, guarda Mary come è giovane, ok, Fre. Yeah. Dai. Scusate. Ok, basta di temporeggiare. Qui bisogna. Io devo andare a prendere da bere. Ragazzi, lascio a voi. Teniamo banco noi. Va bene. Lascio. Vedo l'ultimo goccio. Lascio a noi. Sì. Come buona, che buona quest'acqua. Sì, devi assolutamente. Dovresti... Non hai idea. Wow. Non hai idea di come assunto. Ho preso anche dei biscotti, ma non li mangerò, altrimenti mi guai. Potrebbero causare dei problemi. I biscotti secchissimi. Sì, ho preso l'acqua che se no sbocco tempo 2 minuti. Devi mangiare solo frutta, praticamente. Mamma. Sono disidratati delle angurie. Può nutrirsi solo di piante grasse e di... Vado a riempire il mio borraccio con dell'acqua dal rubinetto, vai. Non ferrosa. Non ferrosa, va bene. No. Prego, vogliamo intrattenere con dei colmi nel frattempo? Vai, dimmi il colmo di chi conosci. Vuoi sapere il colmo per Giuliano Ferrara? Piacerebbe saperlo, sì. Che non abita veramente a Ferrara. Eh? Ma padre lo sa? Scusa? Cos'è Father sa? No, dico. Cos'è? Vale lo sa. No, vabbè, sono perché. No, non so se è interessato a. Ok. Eccolo. Magari lui era convinto di trovarlo. Ciao, Moro. Ti sei perso una scena. Cosa hai fatto? No, Vector. Io. Io niente, cosa c'è? Hai ruttato? No. Hai bestemmiato? Sì, no. Moro, sì. Hai fatto silenzio. Cosa ride la teghiera? Cosa ride? Che è pronto il tè? Che cazzo ridi? Buono il tè. Lo sai cos'è più buono del tè? L'acqua, water pongo. Drop. Sì. Ci metto questo carciofo. Che schifo. Oh, cioè, amore, talmente... È buonissima. Di gole a me fanno cagare gli arciofi. Ma è gli artichoke. Il sì. Mango, il fico d'India e il carciofo. Il mango è però, buono. Ma perché mettere il carciofo nell'acqua? Il carciofo gli dà quel dolcino. Gli dà. Sa di calze. No, hai detto Firenze, vec. Mi piace.
Cioè, mi viene in mente quando ti ciuci la foglia di carciofo. Ma a me fa schifo. A parte che è buonissimo il carciofo, tu a non me capisci, non niente, brutto drogato. Ma poi se ti piace l'acqua di carciofi, ciucciati una maglietta sudata e fai prima. Ma non è che è spremuta di carciofo, non credo si possa neanche spremere un carciofo. Se ti ci impegni tanto, secondo me ce la fai. Se lo strizzi, ti buca le mani, non ti si... Vabbè, ma non è che viene fuori è il succo delle tue mani, viene esatto, fuori. Non viene... Sì, infatti il succo di carciofo è sangue. Sì. No, un po' ferroso. Qui sa difficoltà. Sì, sì. Tra l'altro, la mia suocera questa sera... Sì. Sì. Mi ha dato la piada dei morti. Ah, fatta di cadavere? Di cadavere. No, in realtà è questa tipo una focaccia spessa così, è dolce, infatti è tutta inchiumata di appiccicume, con sopra le mandorle e i pinoli, e dentro ci sono tipo i fichi caramellati e l'uvetta. Ed è incredibile. Ma poi è sofficissima, è tipo soffice, tipo una brioche, no? Cioè i pinoli sopra, le mandorle, poi anche le noci, sia dolce, sì, anche e poi le c'è noci, l'uvetta, i fichi di siamo dei morti, perché dopo questa proprio sì. So, non vado pazzo per l'uvetta. Vabbè, è stato il cazzo, però, per niente, proprio. Scusami, siamo anche i carciofi dentro, penso. Guardateli. Allora, amici, bando alle sandre. No, non posso neanche parlare per altri. Stai zitto, Vector, ti cago io nel pantalone direttamente. Vector non è perché ha paura, lui è interessato nel content. Mi piace parlare tanto. Certo. Sì. Capisco. Vabbè, non mi frega. Partiamo con... Allora, vi leggo i titoli, che cioè, in realtà è il nome delle cartelle. I titoli dei giochi non me li ricordo. Che schifo. Vai, allora, che qualcuno schifo. Corrisponde con effettivamente il corrispondere gioco. Rispondere iniziale. Sì. Certo. Allora, c'è SCP-087. Mm. E questo è un SCP. Okay. Poi, okay. Camp Massacre. Mamma mia, è un gioco della Puppet Combo. Sì. Poi, Windows No Editor. Questo credo... Eh? Questo non credo sia... Poi, forse non è. No. Non lo so, l'eseguibile si chiama Sdasdasd. E non credo sia. Non so come si avvia, è quello l'eseguibile. Chissà. Beh, l'eseguibile è quello. Che è? Hanno abbassato la serranda sotto la pizzeria e mi sono già cagato addosso. Benissimo. Aspetta, non trovo l'eseguibile qui. Chissà se Sdasdasd va bene per avviarlo. Sdasdasd.exe. Quindi è. Poi. Abbiamo West Groove. Wow, questo è intrigante. Sì. Titolo. Poi abbiamo Tsor80v.7. Tsor. Che sa, è The Shadow, The Shadow Over Root 80. Ah, quindi aveva anche un senso. Sì. Not Alone. Che è uno che non è da solo, chiaramente. No, sicuramente siamo in compagnia. Esatto. Sì. È Lost Place. Poi Horror Gem, ma non è una Horror Gem, è un gioco che era dentro una Horror Gem, ma c'è un nome da qualche parte. Non me lo ricordo, però, purtroppo. Lo dirà. Quindi, sì, perfetto. Non lo ricordo. E poi abbiamo Get Spooked. Azz. Che anche qui non mi ricordo se era il nome del titolo. Hai anche un rating che vuoi dare, secondo te, da 1 a 10? Un co-rating da fare. Guarda, mi ricordassi quali erano i giochi? Sì. Ragazzi, qui però veramente è un fallimento. Comando, è un comando Unix, SCP, SSH. Basta con queste cose da nerd sfigato. No, voglio dire che potrebbe essere veramente la cartella del cazzo. Quindi... No, tra l'altro SCP è proprio un file exe di 46 mega. Bastia. Non c'è neanche proprio la cartella. Quale Vector, scegli te questa volta. Bastardo Pasqua. Quello l'ho capito anche io, tra l'altro. Bravo. Siccome partire dall'inizio fa schifo, facciamo Get Spooked. Che in realtà, vedi, ti ho... truccato, perché in realtà io sono partito a leggerli da sotto verso sopra, quindi questo è il primo. Quindi allora facciamo l'altro. No, mi spiace, ormai l'ho aperto e forse adesso l'ho aperto, si fa per dire. Beh, io adesso l'hai avviato. Adesso l'ho avviato. Sì.
Eccoci qua. Quindi io ti metto su questo schermo. Ma odio, già mi dà fastidio, No, perché sei andato sotto un trapano? Io? No, sì. Moro è altirrimo, aspetta che abbasso. Ah, c'ha un YouTube channel. Ma posso non vederlo? Chi? Cosa? Quando? Il channel, posso non evitare di... Non evitarlo. No thanks. Ecco. Ringrazio, però... Tanto c'è view channel, subscribe direttamente il tasto diretto. Cioè, capisci, manco conservo, dici... Conservo. Io faccio start, se non vi dispiace. Non ci sono opzioni, non c'è niente. Non c'è un cazzo, vedi qua. Il volume, purtroppo, non lo posso. Tra l'altro, volevo dirvi che ho studiato, ho preso lezioni di sopravvivenza applicata, e poi piano piano, magari quando capiterà, vi darò delle dritte. Ah. Va bene. Beh, parto allora, dai. Vai. Quindi sono pronto, Ma... Io no. Fatta apposta la cam specchiata, sì, perché sono girato verso di qua. Loading intanto. Yes, we can. Fanculo, tua madre, troia, bastarda. Cioè, ma veramente tua mamma, veramente tua madre, cioè, ne sa un botto. Tua madre è veramente esperta di cazzi, cioè, non so come dire. Ok. Partiamo bene. Check out goal. Ma vaffanculo. No, cosa ho aperto? Ho aperto un video. Ok, E basta! Cos'è what the fuck by? Ma rompere il cazzo. È solo questo, quindi. Really, Loren? Sono io. Ah, ma c'è tutta una storia. E poi c'è... A posto. E questo è andato, ragazzi. A posto. Grande titolo, L'ho studiato per mesi, poi questo. Ma questa sera si spezza. Mamma mia. Vabbè, cagare abbiamo cagato, ragazzi, alla fine. Cioè. Questa sera ci aspetta una bella serata, ragazzi. Mamma occhio, mia. Wow. Partito giusto così nel loading. Ma vaffanculo. Stavo ancora mettendo le Moro, meno male che ne ha scelti 9, perché tutti sono così, dura 10 minuti. Allora andiamo con SCP, Vector. Eh sì, facciamo da sopra uno sopra uno sotto. È come il sesso. Bravo. Sei sagace, vedo. Ho cliccato, mi si è aperta una finestra piccola così. Adesso posso fare alt invio, sì. Vai. Che se posso streparvelo non posso. Sì. E invece sì. Vedete? Oh my soul. Ah, ma proprio si chiama SCP-012, sì. Quindi non è una cacata, è proprio voluto. Ecco qua. Con quella finiamo di vivere, te lo dico. Cos'è alt sync? Sarà il V-sync. È il V-sync, ma no, aspetta, gli Hertz hanno senso per il gioco perché è basato sulla la fisica è basata sul frame rate, come Dark Souls. E infatti dice 144 Hz, sì. G-Sync monitor make us to run faster than intended. Sì. Vabbè, come ragazzi, WWE che gira velocissimo. Pazienza, che ci dobbiamo fare, ce ne faremo una ragione. E che ci va, veramente. Ma quindi così parte? Oh. Però la grafica, dai, è molto... No, ragazzi, non si può fare. È questa. Sì. Vabbè, l'audio però è normale, dai. Allora, le SCP sono delle scale, in teoria. Sei sicuro di quello che dici? Assolutamente. Assolutamente, certo. Sì. Eh sì. È tutto qua il gioco, eh. Io devo scendere delle scale. Ma io non posso... Aspetta! Bravo! Unlit platform staircase located on the campus of Redacted. No, a Redatto siamo. Te l'ho detto che sono le scale. Ti sei ricordato la mia la tecnica antica? Sì, questa me l'ha insegnata il mio sensei. Lighting source brighter than 75 watts have shown to be ineffective. The bottom of SCP-0 is if it exists,
Ah, non è stata scoperta la, il fondo la, di questa scala. Il bottom delle scale. E sì, chi le ha costruite? Vabbè, andiamo dritti, ragazzi. E che ne so io? Facciamo una dritta e una di culo. Una così. Ma non è per paura, è per ottimizzare. Sì, è perché sennò mi si consuma il mouse. Mi si consuma. Esatto. E io non voglio che mi si consumi il mouse. Vabbè, non succede, secondo me non succede niente. No, ma 26 metri, Oh, ah, cacca, ma ho sentito un cazzone. 29 metri. Non so. Che se? Moro, non farlo. Moro. Cosa ride? Cosa ride? In alcuni casi potrebbe peggiorare la situazione. Io cago e lui ride. Devo alzare un po' il volume che non sento molto bene. No, Moro, se devi andare vai, non fermarti in mezzo alle cave. Hanno fatto pip dalla strada. Siamo a 36 metri, 37. Ma 87 succede, visto che si chiama 087, sai. Orca bestia, hai ragione. Non ho capito cosa hai detto, no. Scusa. È che se ci più 87, quindi 87 metri mi cago. Beh, ora che lo sappiamo. Quindi a 86 Moro. Ci prepariamo. Tira su il freno. Andiamo. Sentite? Non voglio sfai, dai. Non voglio sfai. Bravo. Senti. Non ti, non cazzatello. Ci non ci pensare. E non se ti rivado fermare. Su? E se vado su? No, no. Oh! Ogni soggetto riporta che ha sentito delle distresse spianti e vocalizzazioni from what sound like a... Non ho letto child più. Ma non hai letto niente. I tot anni, solo che il primo era un digit, il secondo era due, quindi tra i 7 e i 12, facciamo finta. Ho detto che c'è una parola in tutti i modi, ma non sono mai arrivati. Cazzone! La principessa, Moro, bravo. Hai sentito una biscia? Non sono mai arrivati alla fonte dei Piantix. Senti! Cazzo! Ora inizia a farli tutti al contrario. Sì, 69 il mouse, adesso fai piano. Guarda, il piafone! Il piano del senso! Sì, cazzo! Il mao! Mi scopano, mi scopano! Sissone! Zio! Di Benet me! No! The source of around 6 flying down. Sei voli sotto, eh? Sotto. Che sento un boom boom. Coco. Siamo poco sotto all'86. Aia, brisca! Briscola! Moro, girati per fare cortesia. Ora, ma secondo me dovremmo smettere di fare face qua, eh? Sì. Moro, No. Al prossimo piano caghiamo, ragazzi. Non è il prossimo, ragazzi! Non voglio farlo. Andiamo, face. Girati. No. Ma che sei cazzone? Ah no, 87, siamo 86. No, dai, ora facciamo un passo, moriamo. Un gradino solo. Oh, ma sei stupido, ma che fai? Sarini! Stai zitto che sono ansio. Io sono già. Manca un metro, eh. Un metro manca. Mazzone. Oh, sono 86. 80 sordi. Non li ho passati, ragazzi. È tutto in discesa adesso. Masterato. Ora esce un cazzone e ci fonte, ragazzi, eh. Oh, cacco! Oh, po! Dietro! La troie, vai, via! Prito! Chicca miseria! Chicca miseria! E zitto, vai! Vado di dietro. Oh, ragazzi, 96. E poi? A Oml, cos'è? Google AMLO al massimo. Scusa, 99 flagman. E a 100 caghiamo, eh? Sì. Già tirato giù tutto. Ragazzi, ormai è tranquillo, vado pazzini. Giù. Pazzini! Sono tranquillo, ragazzi. Non è vero niente.
Ragazzi, come quando... Pisi. Un buco di seme! Quello è un glory hole! Non... non guardare all'interno del glory hole! Esce un pene! No! Via, via! Vado di lato! Fammi mettere... Bravo, mi metto di lato! Cazzo! Mi fa male il collo! Oh, pisollo! Cazzino! Mi tromba il culo! Ma vabbè, sono spaventato, pensavo ci fosse qualcosa! Ah, avete visto? Ho visto! Sono arrabbiato! Hai visto anche tu il prete? Usur! Maroni! È caduto del sale! Della forfora! Ma il palazzo cade! Grazie Pulishenko per aver regalato la sabba il cui il poro. Grazie. Sorridete, sorridete. Fammi parlare, però potevi... No. No, no. Chissà cosa c'era in quel buco, ora adesso mi... Vado su! No, non lo fare più! Vado giù! Maria, oddio! Abbiamo capito che su non dobbiamo andare. Grazie Mauro per questa pista. L'avete visto parlare di nuovo? Adriano, non credo. Come non credi? No, dico che è successo prima che cadesse... Ma l'ho rivisto di nuovo. Ma è più... Sembra a me o più tutto ricreato? Si sta tutto quanto infracidiscendo, eh? Mamma mia, adesso ragazzi esce fuori il grande cazzo delle palle. Zitto, Vector, che mi hanno parlato! Che dice? Aia! C'era! Sedano, eh! C'era un grosso sento! Bravo, ricomprendi. Senti. E 87. 87. Sì. Le scale del seme. Grazie, uomo catarifrangente, comunque. Ci servirebbe proprio adesso. Ma mi fanno male le orecchie. Esattamente come quello che abbiamo visto. Lì, l'ho visto, fantozzi! Chi è che tira giù la... No, ce l'ho dietro! Pistola, ce l'ho dietro! Luca! Posso tornare su? No. Moro, ma è lungo. Ah, ma a sinistra c'ho anche i piani, dobbiamo andare all'87. Ah, era il piano, quindi! Non i metro a pirreto! Madonna mia! Vai, vado indietro. Bravo. Ma quindi minchia, no, il glory hole no, Dai, lo guardo stavolta. Vabbè, a sto giro sì, che fai? Ma chissà che cosa c'era in... Ma che cazzo guardi? No! Non ti girare, merda. Moro. Mi posso muovere? Mi posso solo girare? No! Vabbè, ma che cos'è? Non dovevi guardare nel muro? È caduta la videocamera, ragazzi. Ma quindi finisce qua? No, è caduta. Ah no, ok, continuiamo. Ah, ma tu qui... Vabbè, l'ho raccolta, è caduta, non è che è successo niente. È caduta la telecamera, okay. Ragazzi, la raccogli. Che ci hanno picchiato. No, è caduta la telecamera. Cazzo! Chi? È paura. No, ragazzi, vi cade la telecamera, non è che morite. È caduta la raccogli. Ho detto, ti hanno picchiato. Sardo. Dai, adesso ormai basta, tanto, cioè, è diventato... Ma mancano ancora 20.000 pia... L'inferno è sotto. Sì. Mancano ancora 20.000 piani. Ma al 69 ci scopano, Vector. Sì. Sai che storie se lo fanno appena. C'era Manfredi. Manfredonia si succa, ragazzi, eh. Delle spine! Ma che spine? Che sono? Ma sono dei figli. Sì, dei Philips. 69! Le Sex! Man. Guarda, me le metto qui. Ma proprio... Il DSO. Sì. 70, la paura. È rotta, era 90. Barotta, vabbè! Aia, mi fanno il male gli occhi. Via, corri giù, corri giù. Ho la congiuntivite, maledì. No, Moro, se l'hai visto, eh?
Chi? Sono dei cappelli. No, nel senso, hai visto che se tu clicchi sui punti ti picchiano poi e cadi. Ah, voi lo intendevi. No, mi fanno. Nei buchi avevo capito. Oh. Che mi danno le schiaffe sulle mani e mutano a terra la telecamera. Scusami, ma se nessun personale può accedere, che ci facciamo noi quazzo? Occhio, occhio. No, del sughero. No, tutto il ragù per terra. E mo come la facciamo la pasta? Pensa che stronzo. 78, ragazzi, ci siamo quasi, eh. Guarda ormai quanto siamo coraggiosi, vedi che ce ne frega niente. Affrontare le paure è... Vedi. E va sempre peggio, tra l'altro, eh. Sì, ma noi chi se ne frega. Mancano 4000 piani. Non è vero. Cioè, levati che non vedo niente. Piani, aia, mi fa male i piedi. Ma è sempre più vicino alla faccia di culo, eh. C'è un sacco di sugo che cade. Mi è rimasta nella faccia. Levati, ma dai, mi ha fatto il Barnin nell'OLED. Ti ha barnato. L'OLED. Ora l'ultimo plano, Dai, vedo Orochimaru. No, all'86, ragazzi. Mamma mia. Che sfiga. Tanti facci. Aia. No, non mi buttare la telecamera di sotto, Beh. No, ma lo se cade, ecco. No, proprio nella fessura tra le scale. Che Sauron. Sto per vomitare io, Però il piano è rimasto quello. Sì. Tutta sta fatica. Perché non passa nelle fotocellule e non gli vede i sensori. Ma che caduta perfetta che ha fatta per fare proprio questo giro. Chissà che baricentro ha questa telecamera. Esatto, neanche si sta girando. Un gimbal, cioè. No, c'ha tutto il peso sull'obiettivo davanti, praticamente. Sì, è Ercolino sempre in pietra. No, love signal. Ma comunque se è peso sull'obiettivo di solito si tilta un attimino in avanti, non è che cade dritta proprio. Invece. Segnale love. Vabbè, però carino questo. Ma secondo me è cincula, eh. Un attimo. Caruccio. Effettivamente vabbè, ci ha inculato. Sì. Non ci ha fatto per niente paura, purtroppo. SCP sex cuckold protect. Non c'era cuckold scritto comunque. Eiacula, ho messo, ecco. Bravo. Ora mora. Aspetta che mi tolgo gli occhiali, un attimo. Io mi bevo un succo. La metà. Prendiamo la metà. Quindi chissà cosa c'è nel buco. Probabilmente qualcuno che ti narrava nelle orecchie la storia di Hansel e Gretel. Suggiuto, sì, ragazzi. Hai sutto. Hansel e Gretel. Mi sembra il momento di Sdasda. No, quando arriva il suo momento, adesso è il momento di Horror Jam. La marmellata dell'orrore. Buona. Ma ci protetto da Windows. Esegui comunque. Aspetta, No, stai fermo, che non è vero. Parte il calabrese ama di Torino. Ragazzi, qualcuno mi fa un cornetto con l'albicocca, che c'ho fame. Non chiedergli a me, perché non è proprio la persona problemi. Adatta. Eccolo. Beh, parla ancora. 16. No, ma sono parlante. A posto. È che se parlo troppo vicino al microfono, nell'eventualità imprevista, assolutamente inoppugnabile, di un jumpscare, potrei uccidere tutti. Bene. Ma non vado al bar. Intanto io eseguo comunque questo exe di cui Windows mi avvisa che potrebbe essere un virus che mi cancella tutto il computer. Secondo me lo è. Ma scusa, come ma nel desktop ho 4 file di testo. Why don't you love me? I'm an idiot. Moro, forse ci sta succedendo qualcosa di terribile, eh? Mi hanno già installato un Trojan. No, Moro, non dire così. Però non Horse, un sono Trojan e worker, basta. Non dire. Allora, non mi toccare. Lo so, Mary, lo so. Un attimo che mostro a questi due drogati questa cosa. E poi magari questo è un po' peggio. Qua è Obradin, se me lo prende OBS. No, allora non insultiamo. Ma c'è qualcuno a destra. Chi è quel già ballerino?
Due sono due. Monster, eh? Più di uno, cazzo. No. Non c'è nessun menu, non c'è niente, ragazzi. Non posso dobbiamo andare com'è. Questo vuol dire che non devi farti toccare, Moro. E Moro, piglia le bottiglie e spacchiamogliele in faccia. Ah, è Time Crisis? Ah, buonasera. La signorina Seme. C'è un'altra. Poi c'è una sedia che fa un sacco di rumore. Un cursiedo. Guarda, guarda, stab. Oh no. Stab. C'è la lotta, Moro. C'è l'alone. No, ma pure qui c'è l'acqua. Perché da me no, scusa? Pieno, guarda quanta. Pieno da me. Tettone lunghe, vai via. No, non ha niente. Non è lungo lui. Vabbè, accoltella allo sto punto. Ma cosa... Ma cosa è successo? Ma testa di ca... Effettivamente siamo in terra. Che cazzo hai fatto? Ah, ma puoi ancora... No, Moro, puoi ancora... Riproviamo. Cioè, semplicemente lui ha deciso che sei morto, ti ha... tiltato orizzontalmente, cioè, immaginati... ma la fisica era ancora lì. No, guarda, tu immaginati questo... Grazie, a me non mi va più lo sì. Streaming, perché? E provo a chiuderlo, riaprirlo. Non va. Have you tried? Aspetta, devo a fare track e bla bla. Però... Ah. Cioè, te immaginati questo qui che ha ben deciso di sviluppare un gioco horror stealth. Sì. Che stronzo. Perché devi accontentare tutto? Che è che ha cercolato? Ma questo rumore era rumoroso. C'è una bottiglia lì dietro, l'ho vista. Ma sei crouchato tu o sei sono alto? Sono crouchato io. Crouchato. Vabbè, vorrei vedere il tuo modello da fuori. E sono un ragno, praticamente. Ah! Da dove è uscito quello? Vaffanculo, hai paura di me. Oh! Ahia, ma perché mi cago addosso? Ma non mi poccare. Ma quanto ci vuole per ammazzare questo manigoldo maiale? Pezzo di merda. Pezzo di merda, come ti permetti? Come si è girato veloce? Oh, quanto ci vuole però? No, ma è impossibile. È morto. Ah. È morto. Mi sono cagato addosso. Nel senso, adesso mi fa la pancia. Ma da dove è uscito? Chi lo sa? Ma non c'è una serratura, lo vedo. Come fa a essere chiuso? The lock? Ah, di nuovo. Queste bottiglie che sono importantissime. Cosa devo fare io, però? Comunque, ragazzi, quello che stiamo vedendo è la pagina di Milano Today tutti i giorni. Accoltellamenti a non finire in ogni zona di Milano. No, Moro, c'è un signore. Vabbè, finché è lì... Magari ti chiede come va. Gli hai spaccato 40 bottiglie di Jack Daniel nella fronte. Beh, adesso non più... Ah no, Moro, mi sa che le bottiglie le devi lanciare per fare di strada. Ma non è cambiato un cazzo, l'ho provato a fare adesso. È perché te ne ho a grado, per quello. Ma non è vero che mi va a grado. Se non ti fai, se non ti fai a grare, lo... gli fai la misdirection, non ti prende. Questo qui, Moro, era Horror Jam, vero? Sì. Vedo la marmellata, effettivamente. Ma poi parti dritto, ma sono morto camminando. Sì. No, è crashato, oh, ragazzi. Vabbè, questo era Horror Jam, ragazzi, dai. Sì, era lui, era il vincitore, tra l'altro. Era dalla metà, ripartiamo dal sopra. Sì, no, era da mezza sopra. Era da sopra, no, non c'è la metà, non c'è la metà. Camp sì, Massacre, no. Adesso, vai. Suggo leggermente. Aspetta, sì, poco, Korn, che... con parsimonia. Sì, con Simona, anche io. Bravi. Ho assunto Simona. No, l'hai assunta. Eh sì, adesso è un contratto. Allora... è un contratto. Sì, lei proprio. Tra l'altro il gioco con il ciccione giapponese in mutande non era della Chillas Art? Sì, era sì. Yao Ming e Bustone. Era Yao Ming Bustone, sì. Sì. Che lui da fermo, tutto silenzio, appena muoveva un piede faceva... Ma però che bello Bustone. Allora, aspettate che adesso vi mostro il mio seme. No. Ecco qua, metto la VHS premendola sopra. Ma era piattissima.
L'ho premuta su da sopra, l'ho messo. Mi ricorda qualcosa? Non lo so. Sì, quanto ci vuole però questo logo? È un fade out lungo. Però io adesso mi allontano perché sono pronto, visto il primo. Ma vaffanculo. Contain jumpscare, loud sound, loud scream, blood and violence. And loud sì, ho capito, scream, ma è seriamente della puppet combo, scusami. No. Ma veramente un... come si dice? Una prefazione loro. No. È better experience tua madre. Sono sicuro che sua madre sia una fantastica esperienza, ma non guarda credo fosse quello che tocco di classe, questi sono visionari. Toccami visionari visto. Con il coltello come caricamento. Ma chi è Gianni? No, dai, ma no, ma è veramente della puppet combo, è dai, Jared, cioè, lui è copiato. Jared Leto, Copiato proprio. Ah, sì, lui sì, me lo ricordo. Sì, sì. Eccolo qua, copone. I will avenge you, I will kill everyone. I am not the same anymore. I'm tired of holding myself back. Hai ragione, Moro. Mi sembrava un testo dei 30 Second to Mars. Questo sì. Qua. Sì, sì. Ah, di nuovo. Sono. Non so se si è capito, ragazzi, ma Noxus Games. Sono loro. Mi pare che sia, tra l'altro, una succursale di Yokojima, questa. Sì. Mi pare proprio. Di lui proprio. Sì. The slasher motherfucker, your mother. Oh, your asshole. Non è più così il titolo, però. Quindi ha rubato anche dalla 616, mi pare. Mamma mia, ma che merda. No, se non c'è uno che mi tira uno stronzo di merda, lo disinstallo, Aspetta. Bussano, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ok. Change items, return to end. A me non piace Naccio? Questa cosa, Cos'è return to end? Allora, non me li sono torno scordati. Alla fine. Mi sono scordato. Beh, la Q era... Accio. Scusami, ma a parte... Oh mio Dio, ma è tutto imbriaco, Moro. No, dai, non si cioè, può, chi è che cammina e dondola così? Scusami. Moro, io vomito, te lo dico. No, dai. Che bella radio degli anni 44, proprio, Gli anni 44? Hai saldi sulla radio? Chi? Ma perché no, c'è il frigo? C'era uno sticker col prezzo... Cosa vuol dire perché c'è il frigo? Scusa. No, stavo contando. C'è il frigo degli anni 90 e poi il fornelletto a gas dei miei nonni morti. A parte che ha le scarpe, ha degli sci... le scarpe! Ha degli sci questo fornelletto. E su cingoli. E su uno slittino. E basta, di bussare, adesso arrivo. Fai vedere i saldi? Hai visto che c'era... A parte che sembra un volante, No, Moro, e che idea del cazzo, scusa? Sono d'accordo. La prima cosa che fai è affacciarti. Sì! James, ma perché purtroppo si è persa così violentemente questo? Ma tanto, E poi lui è chiaramente una foto appiccicata su un modello. Ma ragazzi, è una copia di tutto. Ma si è aperta così con violenza Mamma questa mia. Porta. Ha la maglia di Back to the Führer qua, che come si chiama? Non è, no. Zemeckis non ha fatto niente del genere. Taylor, man, I'm glad you're here. Io no. Man, what do you want? I was having a good dream here. Man, the whole crew was disappeared from the camp. This is very strange. Man, did you really wake me up? Adesso c'è dubbio. It's all over. Le mie palle. Man, not only that, there was something on the floor, apparently blood. Man, ok, very nice, you little prank. Now let me sleep. Man, I'm not kidding. Please, go take a look. I'm taking care of the house here. Mi sento troppo lungo, ecco, questo lo schippiamo. Che palle. Come Vec che diceva veloce l'altra sì. Notte. Veloce, moro. All right, be careful, man. Va bene. Man l'ha detto alla fine. Man. Ma che sei, paura, ma scusa, ma avete fatto lo swap? Ma poi che con i pinocchietti, ma che stronzo. What a dose! Sono d'accordo, moro, posso dire. Allora. Dove dovevamo andare? Entra. Direi che se il massacro era al camping, dovevo andare al camping. Ma di come sei imbriaco, Moro, però. Che bella ecco sedia. Ecco qui, effettivamente c'è stata una sedia. Una chiave?
Oh my god, I hope this is not real blood. I hope this is not a computer, però. Non posso prendere a raccattare questa anche generica chiave della macchina, come si fa? Ma come sono tutti... I tasti sono tutti lenti, Moro. Sono lenti, sono concavi. Sì. Sono devi fatti premere, da sotto verso devi sopra. Infilare il dito in un buco. Sì. Sì. E ne premi 5 o 6 di tasti, comunque, non è che... Posso così, posso tornare a dirgli al mio amico, è vero, there is a blood. Effettivamente. Oh my god. Però avvicinati con precarietà, Moro, perché ciao. Era proprio brutto. Ma perché ti avvicini così forte a James? Ha il culo davanti, ragazzi. No, ha un esigente pacco. Forse è l'unico suo problema, Moro. Ma se io vado... ma davanti camping, non c'è niente. Qua è... Ah, ma... No, there ma is che cazzo di zona è? Ma che zaino. Ma c'era... Ma c'era una casa là accanto, perché campeggiare? Vabbè, il camping nel giardino. Ma questi sono i bagni. Ma che schifo, ma della merda. Però l'acqua è bella, devo dire. Che... Sì. Volevo fare il marco della sito, scusate. Sì. Bene. Come si atterra in quell'altro? E che ne so, ma non... sai che non voglio andare a vedere, non so perché. No, no, adesso sono curioso. Ma che speed. Perché vai così veloce? È diventato cado. Doom, è diventato, ragazzi. Ho capito, ma senza armi. Ma scusate, mi è... Change items, return quali? To end. Bianco e nero. No, fa schifo. Bello. Togli. VHS, vabbè, l'abbiamo tolto precedentemente. Sì, il filtro di pelle. Sì. Andiamo di là, torniamo. È l'unica cosa. Ora troviamo il tizio morto. Suca, suca. Ah! No, non c'è niente. Entrance. Beh, una abbiamo visto il camping, abbiamo visto il forest. No, il forest non l'abbiamo visto. Il forest l'abbiamo visto. Una c'è casa un bivio. Una casa microscopica. È ci abita veramente un prete piccola, qui dentro. Pissa! Marotta! È pieno di chitarre, ragazzi. È vero. Sono tutti violoncelli, sono morti. Ma che sono inappropriato. Hanno accoltellato dei violoncelli, le grancasse. Dei violoncelli terribili. Hanno accoltellato delle grancasse, sono tutti pieni di merda. E cos'è che ho urlato? Piss. Sì. Cosa c'era scritto? Taylor e poi boh. Vabbè, abbiamo trovato i nostri amici, torniamo a casa. Possiamo andare vabbè, via. Sì, dai. Ora ci insegue il gran cazzone, sicuramente. No, figurati. No, ma il fatto corriamo che... indietro. Bravo, anche questo è stato il mio sensei. Sì. Ma poi non vediamo dove dobbiamo andare. No, non vedete più indietro, Vai. E secondo me ora è morto qui. Il nostro amichetto, Ora che paura. Man, I found 4 bosses in a house near the entrance of the camp. Adesso il twist è che è stato man, tutto il tempo. And now what we do in the shadow? There is no telephone, no signal in the camp. Well, man. Non c'è la fine. You and I will go to the death house and you help me to say... If there is anyone alive, otherwise we take the bodies. Ma no, ma man, no. I don't want to touch dead bodies, much less look at them. Come on, man. Come help me. Now. Man, damn it. Why is this happening to me? I did a mistake. Sì, andiamo nella forest, vai. Vai alla casa con Gianni. No, prima vado alla forest. Con molta sentimentalità, no, vabbè, via. Marotta, che culo! Marotta, che culo, cosa vuol dire? Capisco fatto che culo perché abbiamo Marotta. Detto che è il culo zitti! Sono senza... Una tromba. Dov'è Jasper? No, la tromba di Eustachio. Non venire a farmi brutto, però, Jimmy. Posso prendere ok? Non sono appiccicato. Ma lui entra con il cacchio. No, una briciola di pane, aspetta. Ora sicuro appena arriviamo alla casa ci giriamo ci accoltella questo qui. Sì, sicuro ci mette l'ano davanti. E dietro tutti quanti. Eh sì. Eccola.
Io... Ho spunto il motherfucker. Sì. No, ma così. Ma che... Ma cos'è? No, James, ho shit. Ho pistola. Oh, ma come survive? In the forest, in the forest. Ma lui cammina piano. Vai alla entrance. No, non entrare nei violoncelli, vai via. Ma no, are you stupid? Ma si passa nel tubo. Ma lui è dritto. Vado alla entrance? Direi. Da qualche altra man, parte. La entrance è chiusa. No, green motherfucker. Guarda come lo sweepo, eh. Swim. Olè. Vabbè, ma non è che è stato così difficile. Guarda come lo... Sì, sì, sì. Oh, no. Perdone, parliamo così di Richard. Cosa? Come Richard, poi tutto un tatto... No. Poi ti hai inseguito col coltello. Perché parte la musica? Aspetta, aspetta. Oh. In the forest, via. Aspetta, è che... Ha smesso. Ma ecco, ecco. Pensare, okay. Sì, effettivamente la musica sennò perde. Un attimo. Eccolo. No, ma non andare così lento, però. È più veloce. L'auto veicolo. Una macchina. The car is out of gasoline. Attento che lui attraversa, eh. Ah, si è passa. Sì. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Oh, è vicino, eh. Un remo in faccia. Per Romolo? E che ci faccio? No, la leggenda di Romolo e Remolo. Picchialo. Aia, aia. L'ho picchiato, cazzo. E dovrei farci qualcosa questo coso. Voglio sentire la musica, avvicinati. Beh, vabbè. Sì, effettivamente una margherita no. Ci starebbe, Moro. E cosa fai? C'è una barca? Sì. C'è una bara anche. E poi? No, Moro, ti insegue? Un attimo. Va bene. Something to cut is... per favore, il coltello. No, il coltello lo presta. Puoi tagliare la corda? Almeno si renda utile. No, che scena, però. Andiamo di qua. Ma però devi raccogliere remo, mi sa. E devo raccogliere... Anche l'altro remo. Aspetta. No, prima devi raccogliere un coltello. Ma dov'è? Abbiamo visto. Ma che... sei Bolt, Moro, non è possibile. All'indietro. In retromarcia. Solo questa marmellata intorno alla vista. Marcel Jacobs. Ma come, che ansia, ragazzi, ma è terrificante. Allora, la macchina è senza benza. Eh sì, però è sicuramente inutilizzabile. No, Moro, bisogna provartela. Ma sì, no, dai. Non c'è nient'altro più. Mi era comprato del rosso. Quello è il sangue, credo. Mi fa male la faccia. Anche a me. Devi prendere l'altro remo, tutto quanto hai fatto, tranne ma che non c'era più l'altro remo. No? Allora l'hai presentato, va bene. Sì, ma ci serve una... Sto scemo che corre. Una situazione taglifera, come... Eccoci. Sì, esatto. Effettivamente in cucina potremmo trovare... Ah, no, Moro, poi ti chiudi, però, è infatti. Esatto. A Peppe l'abbiamo trovato. Come no, dai, lo finiamolo, però. Questo scemo che mi insegue come un cretino. Però continue vuol dire... Ma dall'inizio? Ah, okay. No, go with to the house with James. Questo maledetto audio di fece. Ma la porta è chiusa, Moro. Moro, questa penso sia stata una pessima idea. Un attimo, idea. Aspetta, fammi vedere dove è il coltello. Non c'è niente, non c'è. Qui non c'è. Taglialo con lui. sì. No, si è scordato di correre. Fatemi mettere per lungo, scusatemi. Ma lì non puoi prendere nulla. Lì c'è la chiave, lì adesso potrò prendere la chiave. Mi sa che lui attraversa, se posso dire la mia. Beh, sulle strisce, mi raccomando. Ignora completamente le... Capito, ma non c'è nulla di utile. La saponetta. No, non ti no, la saponetta è sempre meglio di Nomoro. Secondo me lui è là dietro. Esatto! Però hai avuto tempo per curarti. Sì. Ma non ho tempo per vedere, però purtroppo. Ma non è vero che lo superi in tanti. Oh! Che idea. Ma che palle. Ma non c'è il... Allora. Io voglio vedere il resto, però. Ma secondo me adesso vuoi allora vedere la chiave. Allora, Jacobs, adesso... Posso prendere la chiave? Jacobs, James... Marcel Jacobs. Marcel, sei tu Marcel Jacobs per quanto conto. Allora, vado a prendere il remo. No, non me lo farà prendere adesso, però voglio vedere dove sono le cose. Guardiamo un giro prima.
Perché se non puoi prendere il remo adesso, vuol dire che puoi prendere le chiavi quando ti insegue. Dopo, esatto. Poi la gasolina dov'era? E boh. In Sud Ma secondo America, me dobbiamo prima pare. Andare con la barca. Quindi non me lo no, fa infatti, prendere. Va rotto dopo. Remo gironi. Qua non si può andare da nessuna parte, immaginavo. Queste porte. Queste dure inferriate. Sono dure. Ecco lui che ancora vive. Sì, sì ancora per ciò. Poco. Cioè, a meno che dentro casa non si può interagire con qualcosa dopo. Ma non credo. Abbiamo provato un po' in giro, ma non c'è neanche niente. Cioè, perché c'è un vaso Ming qui? Sembra, The vero? Ming. Ah, ma quella è la gasolina o è l'acqua solo per prendermi per il culo? Un boccione d'acqua. Non un boccione d'acqua. Ah no, è una riga. No, è Sabino Riga, mi spiace. Non... Ma non mi seguire in bagno, devo cagare, per favore. Ma non c'è veramente niente da prendere qua. No, aspetta. Non so. Che sei? No, moro. Ti guarda con faccia inebetita. Che bello che ha attraversato tutto. Gli zaini non li puoi esaminare. Non puoi può essere, Chris, è quello che ho pensato anch'io. Però è proprio una parola specifica da sbagliare gasolina per chiavi. Ma veramente poi le allora, forme sono adesso basso, era dentro, sono... era dentro il coso. Perché loro non hanno minzione proprio, guarda. Egidio. Sì. Allora vediamo perché potrebbe dai, essere su. Come potrebbe anche ma poi c'è non è che puoi sbagliare cioè non c'è una traduzione è proprio sbagliato no. A scrivere in caso chiavi e keys non è che dicevo ti puoi magari sbagliare sono chiavi di benzina chiavi liquide infiammabili allora pronti all'audio ma il coltello magari è il suo ma come devi costringerlo con le buone maniere ah però c'era anche l'animazione della sua caduta mica l'avevamo vista. Esatto. No, l'ho vista tutte le volte in realtà. Però... Ah, sei no, no. Fantastico. Allora, prendo le chiavi di cosa Monte è successo? Zemolo. Ecco, adesso puoi accoltellarlo, Moro, vai! Magari dentro la macchina c'è qualcosa. Cosa potevamo accoltellare? No, è la rope della barca. Vabbè, ma finché la fai con le chiavi muori sì, altri 7-8 volte. Secondo me riuscirai ad aprire la macchina. Che dentro ci sarà il coltello. È probabile. Nel bagagliaiolo. O delle grandi forbici. Non serve una sega. Però quello... Ah, ma è lo switch? Che magari si è per dentro. The car key is not equipped però, Moro, guarda. E poi non manca tu. Ma... E mica puoi guidare, però. No, ma... no, aspetta, no, no, no. Era veramente quello. Ma il contachilometri è messo tutto storto. Moro, ma... Era veramente la key. Scusami. E tutto il resto? Ma che contendi? Ma di cosa? Ma non c'era la gasolina! Manca tre quarti del gioco! Ma Diego Victor, ma vaffanculo! Ma no, povero ma Diego! Ma povero Diego! Lui si è impegnato tanto! Ci ha messo così tanto! Ma manca tutto, manca! A copiare dei giochi, ci ha messo così tanto! Che good ending! Ma che bad ending! Ma il fatto sai cos'è? Che adesso non possiamo neanche ricominciare da quel punto lì. No, faccia di scena. Ma chiudi questo cesso. Facciamoli tutti, certo. Ragazzi, porca maledizione. Ma possiamo continuare con... Scegliete Windows No Editor Sdasdasd o Lost in Place Mocho Vileda? No dai, Sdasdasd. No, io la Sdasdasd lo lascerei per dopo. Per dopo, non per ultimo. No, allora, per dopo. Mi hai dato queste due possibilità. Comunque questo qui è l'ultimo mocio, quindi occhio. Sì. Va bene. Scusami, cosa intendi per l'ultimo mocio? Io non ce l'ho. Il mocio? No, non era questo forse. Vabbè, adesso vediamo. Vabbè, fa... Non so dire. Ma lo vedete voi? Sì, purtroppo. Buonanotte a chi va.
Ah, perché con però la luna gira. È vero. È vero, WASD. E non funziona così, cioè, però. Volume. Puoi lasciarlo così? Non posso fare altrimenti. È a posto. Beh, non posso assolutamente fare altrimenti. Con la rotella. Alt F4. No. Ma non è che ti va da qualche parte il mouse? Non si faceva con il mouse, vetro. Con le frecce. Oh. No, vediamo di nuovo. Start all game questa volta. Vai. È per optartalo. Fatto barra spaziatrice. Eccolo, eh. Che loader. Mi piace questo logo. Oh. Questo si prospetta una bella merda, eh. Ma come si fa a fare così cagare? Ah, ma non siamo in prima persona? Ma è lì! Oh no! Ah, c'è una macchina morta! What? Se avessimo in mano una torcia! E anche io! Sì. Oh my god! Quando ho visto quel... Ma come Ma male, ora, chiaramente! Ma non vedo un cazzo. Ma come muove i piedi? Un cazzo. Ma corre veramente stupido. Proprio quando corri dalle colline, stortigliano le gambe e comincia a essere completamente divaricato. In quel modo. Non così vicino, però, caro uomo pelato. Che giro. È veramente duro, eh. Mamma mia, è un compasso. Ecco. Speriamo che tu non debba mai scappare da mai. No, Noita. Noita. Era un gioco, Noita. Eh sì, l'ho fatto anche qualche volta. Un attimo, eh. Mamma mia, stai facendo veramente una sonometria, eh. Ma non poteva esserci questo capannone, questo hangar dentro quel capannino. Era veramente piccolo. La capanna dello zio porno. Poi vedo solo i piedi. Moro, piano, ottimo, ok. Piano, ok. Ok, ora puoi andare. Con delicato. Dove vai? Dove vai? No, c'è un castrato. Eccomi. Search Tower. Some battery. Oh, zio. Il Killers. No, no. No, era semplicemente un divertente amico. Ci è sembrato, ci è sembrato. Sì, ma tempo che scappiamo io non ce la faccio. Moro. Un attimo. Non Moro, fai sì che sia una sola strada, non girarti mai. Vorrei suggerire di preferire avanti e indietro rispetto a destra e sinistra. Aspetta, ma mia Moro, è uno showcase il tuo personaggio, non è... Un attimo. Vabbè. Vado da dove sono arrivato. Certo. Aspetta. Quindi poi... Ah, che pazienza. Puoi superare la casa. Andiamo a vedere. Moro. Sì. Pim, 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 pim. Ecco, questa curva che deve prendere larghissima. Non riesce. E adesso? E non c'è niente là. Ma dentro il drawer, a parte quell'amico simpatico, cosa abbiamo trovato? Ti penso un cazzo. Un attimo che sto delle facendo un retromarcia. No, Moro, non sa in che direzione è girato adesso. No, in teoria sto facendo retromarcia, quindi dovrei... Eccomi. Andiamo di qua. I'm gonna dance. On the floor, on your mind. Ma dove cazzo devo andare? Di qua. Che è troppo bello, Moro. Mamma mia. Non ce la posso fare. Non c'è niente di qua. Un attimo che torno indietro. People always tell me, be careful who you do. Ecco qua. Don't go around making young girls hard. No, forse era di qua. Merda.
tutte quello che fa piripipipi. No, ragazzi, sì. Mi sono girato. No, no. Moro F7 invio, per favore. F4 basito, ragazzi. Aspettate, ragazzi, forse torno. Dai che ce la facciamo, dai. Aspettate che forse torno. Vabbè, dai, dai. Ci sono due... Eccolo, eccolo. Eccolo. Ah, ma anche dritto. Dove va? Dove va? Tutto sgambettato. Dove devo andare da qui? Perché che ne so, nella casa, penso. Ma non c'è una porta. Torniamoci indietro. E quindi a questo tanto. Corridoio a cosa serve? Vedrai, vedrai. Dai che... E poi come l'hai trovato tu? Sbagliando strada? Ma le batterie dobbiamo inserirle. Vedrai, vedrai. Ah, non abbiamo tolto le batterie. No, no, è promettente. Ma non si vede comunque la sega, Rex. Sercia, ma chi è l'incompetente merda che ha fatto questo gioco? Una gun. Oh, oh, chissà, devo anche sparare, quindi. E con quale tasto? No, moro, no. Come fai a sparare? Con quale mira? Più che con la cui mi giro. No, no, moro, però non ci divertiamo più adesso. No, però sto per morire. Perché poi adesso, cioè, me l'ho appena scoperto, ma mi sono girato comunque a mano. È perché non sei abituato. Ma perché poi la cuti equipa? Oh my gondir. Come dovresti prendere la mira in tutto ciò? Come si punta poi? Aspetta. Io lo scoprirei prima di andare avanti. Però questo... è importantissimo. Mamma che schifo. Siamo arrivati a Smooth Criminal, tutto sì, un tratto. Sì. No. No, non fare. Mi fai un bel moonwalk, moro, un attimino? Non posso, Vector, sto premendo i tasti. Non c'è il tasto dello sparo. Fa. Magari ti reggerato solo quando c'è il mostro. Ma che merda. Come? Eccolo, eccolo! Ah, ma... con il mouse. Cioè, non puoi fare nient'altro che mirare con il mouse. Beh, meno male. Ma con quale tasto? Clic destro per mirare. E quindi se spari... Non lo fare. Ha funzionato. Bello. Senza alcun... L'audio era bello, però. Mm. Lui no. È il momento di... No, non puoi mettere le batterie device missing. Ah... Ma poi quanto spazio c'è nell'inventario? Quanto tantissimo. È grande sto gioco? Quindi dura anche 40 ore. Per forza, a muoverti così. beh. A prescindere dal movimento. Piripipiri. Dove era? A siringa. Una siringa, subito, droga. Adrenalina. Mm. Sì, si vede. Mm-hmm. Tipo il diazepam. No, è il contrario. Ma non si vede mai un cane. No, moro, dove sei? Ecco. Moro, non perdere mai traccia della tua persona, per favore. Un attimo, di qua. Questo è un altro insegnamento del mio sensei, tra l'altro. Dove vai? Dove vai? Qua, si gira di qua, ragazzi, di qua. Stupido che continui ancora a colpirla in giro. Non c'è una sega in questo ma posto. Niente. Ma allora? Magari puoi interagire col falangone al centro. Vediamo un po', fammici leccare intorno, eh. Lick, lick. Ovviamente non c'è un no. Niente. Un attimo. Sì. Ecco qua. A posto, via. No. Direi che si torna indietro. No. No, adesso moro. Okay, no. Torno indietro dove? Effettivamente. Perché ne so io? Ma siamo arrivati da qui, che era dietro la macchina rotta. Sì. Che mi sta per uccidere. Ma in fondo alla macchina rotta c'è qualcosa?
Aspetta, questo è un cadavere. Dove boh, tu vedi, io per calpestato, no. Forse. Andiamo di qua. Piro. Che paura. Nonna, passami anche davanti. Anche se lo sapevo, ma che paura. No, lo sento. Se per favore ti scansi, eh? E saltiamo qui dentro. C'è il ginocchio tutto... Parolo. Dentro. È obbligatorio. Ma è tutto normale, eh? Ragazzi. Ah, la tua ombra. Ma... Che fa? Che fa? Che fa? Ma... Purtroppo. No, Moro, dai, ok. Sono diventato un razzo. No, niente, è diventato un arazzo, è diventato. Viva l'arazzo! Sono diventato un muro, ragazzi. È veramente, vabbè, un pezzo di tappezzeria. Era, purtroppo, ragazzi. Non... No, mi si è corrotto il salvataggio, poi non sono più potuto andare avanti. Sì, va bene. Allora, abbiamo... Notalon, Tsor, Westgrove e Windows No Editor. Facciamo Westgrove. Bene. Questo è un virus. No, però mi sale l'adrenalina e poi mi si smorza, mi vengono i raffreddori. Quelli. Sapevo adesso il raffreddore. Oh, sì. No, loro. Un attimo, sì. Che sugo leggermente. Questo faceva niente per coppola di prendere lo spavento, sboccare dal naso e cagare dal culo. No, vedi, che questo è un gioco, di solito, un gioco simpatico, guarda. Questo, ragazzi. Simpaticissimo. Moro, se questa cosa è tremenda. Allora, innanzitutto non riesco a leggere, quindi... Io ho già paura, eh. Ma sono tutti, ormai sono tutti veramente... Come si chiamano quegli, gli orologici? Croccanti, sì. Allora, aspetta che ho fatto il boot. Bello stivale. No. Ma sono... Video calibration. Questo è un paccaccone. Ah, ma perché una telecamera nuova, nuova. Ma non è... Non sono le 13.04, Moro, guarda fuori. Ho guardato l'orologio del computer. Sì, no, questo è un poster. Ah, è un bel poster. Ecco. Vabbè. Ti spiegano molte It cose. It is empty. È per forza. C'è la stamina, ragazzi. La stamina, no. No, è il vostro pisello, no. Oh, un attimo che devo rispondere al telefono, eh. Sì, ma non è che risponde al telefono e guarda la rivista. E non è che squilla la rivista. Non so come chiudere. No. Ecco. Hello. Pronto? Hello, it's Jim, what's up? E tutto, oh bro, un sacco bene. Sì, la telecamera si è rotta, ne ho preso una nuova. Bravo. Ah, figa, riccone. Sì, l'ho pagata a 5 euro. A posto, scusami. Non ti preoccupare, bro. Allora, ci becchiamo presto. Ciao. Un salume. Da sto armadio esce veramente il grande santo. Mi sono nascosto. No, sei tu nell'armadio. Mi sono cambiato i vestiti. Ma non si vede. No, Moro, ma se c'è l'armadio e la stamina vuol dire che è mostro pisello. No, ma però... mi sono cambiato i vestiti, mica mi sono messo dentro l'armadio. La sensibilità è di 6 mesi. E questo? Era un veicolo? Ah, merda. Che schifo di posto è questo. Quanto ho dormito. Erano 13. Damn driver, dropped man. No, nella zona industriale. Scusa, con cos'è andato lui? Col taxi, credo. E il taxi l'ha droppato a caso in giro? E allora perché l'autobus. Si è addormentato? Ma... E l'autobus l'ha droppato in giro perché si è addormentato. Ma dove cazzo siamo? Complimenti. Questo broccolone di merda. È un elmo di Dark Souls, sì. Impiantato per te. È il teschio di Sir Daniel Fortescue. Sì. Ma posso entrare in questa faccia sorridente del Joker? No, non è una door. Praticamente si muove tutta di merda.
Ma voi avete mai visto la fine di una strada? Hai visto? Eh sì, entriamo. No, perché deve essere uno stronzo? Oh, ma che sclazzo! Che paura, cazzo! Blablabla. Dei che vestiti hanno sono scopato? Gli scoponi. I shorts. No, uno Stradamus. Incredibile shorts. Ma quello per terra è sangue o è il blapappa? È una striscia. Penso sia un grande smerdone. Chissà se sono qui intorno quelli che scobano. Ah no, ma questo dovrebbe essere un albero? Questi dovrebbero essere degli alberi, vedi come la chiama fluente. Che sta mamma succedendo? Mia. Ma che, che c'è? È uno spaventapapere. Mi sono un po' cagato addosso. Cioè, noi stiamo vloggando, siamo un giovane vlogger. Beh ragazzi, ma, no però se la smetto di arrivare in faccia a questi alberi io... Ottimo. Ottimo, posso capire, sono proprio degli pipi. Cazzone. Porco. Ma è una persona quella sinistra, amore. Aspetta, fermo, chi? Fermo. Ah no, era sempre il tuo spaventacani. Sti alberi. Che ma mi abbracciano. Quel rumore? Sono cadute delle teglie. Vabbè, può capitare, capisco. Sì. Può capitare sicuramente. Questa frangetta che mi viene sempre davanti agli occhi. Che palle, guarda. Sposta i capelli, che discardi, forza. C'è troppo discardi. No, lui si spostava sempre i capelli. Guarda che mi vengono tutti davanti agli occhi, non spostarmi. Wow, ragazzi. Doglia, merda. Siete partiti super chad, no, ma questa live la vediamo tutta, poi tutti se ne vanno via a letto, schifo. Aspetta, E quindi? Aspetta, che qui c'è... Ah. Campiamoci, che sta diventando dark. Sono tirato giù le branche. Ma c'è cadere la zip, ora scusa, scopa. Mi sono portato dietro due tronchi. Vabbè, li avrei come trovati... Come cazzo, non ce l'avevi nello zaino, ce l'avevi? Allora, fammi il lighter. E banculo. Devo andare a cercare, immagino, le cose. Ma che Sauron. Devo andare a cercare dei legnetti. Forse puoi rubare le braccia al spavento. Moro. Oh. Ma qui si dà il via tutto il cazzo. C'è un altro di spaventasandari. Ma non è un campo questo, perché ecco, dovrebbe avere uno spaventapapere? Finalmente ho trovato della legna in questo bosco. Ho trovato della legna, ma poi della legna già apposta, incollata proprio di stock. Legna tagliata. Sì. Allora aspetta che qui ci vado in retromarcia che non mi sì, sempre. Vedi. Grazie senpai. Ecco. Ah, finalmente. Ora posso lighter. Voilà. Comunque ragazzi, Fire una canzone già di Sgambino. Vi avviso, bello. Non è così semplice accendere un fuoco, Meno male che e via, si è creata la zip, ora non si ha il segotto no. Predormito. Anche lui ha fallito la nonata novembre. Sì. In realtà lui ha la non stop notte novembre. Ah, è già notte. John Swan to smoke a cigarette and eat something. Where is my cigarette pack? Dora, where is my cigarette? My cigarette? Non sono qui, porca troia. Vabbè, ci fumiamo un pezzo di bosco. Ma sì, infatti. Non ma posso concentrarmi senza cigarette. Le my cigarette, ma purtroppo. Cosa ti devi concentrare? Vedete che devi dormire. Rischiate a fumare, poi siete nei boschi e vi prendono i mostri. No, aspetta, mi sono perso. Ah, devo tornare al bus stop. Magari mi sono cadute dalle tasche. No, ma io non te lo consiglio, posso dirtelo sinceramente. Ma figurati. Io avrei smesso di fumare. Detto così, proprio. Zitto, che vado a vedere. Sì, che sto zitto, mi cago addosso. Per fortuna che mi ricordo la strada. Io no. Ti è arrivato un messaggio, Mi è arrivata una mail da Outlook. Aspetta, Proprio da Outlook, è come se Gmail mi mandasse una mail, scusa.
Sì, a parte che chi fa gli account nuovi... Cazzo! Mazzola, ma sei pazzo? Erano suoi capelli, moro. Ho sentito un click. Effettivamente. Mi si rompono i denti, moro, vediamo quanto... Perché? Perché me li sbatto. Ah. No, ho sbagliato strada. A Impreti Sur. Come c'è arrivato un muro lì? Ma effettivamente. Dove è il muro, scusa? Il muro? Dov'è? Quello. Ah, questo è un muro? No, il muro di Berlino. Il muro di Berlino, no. Siamo nel 1932. E qua c'erano gli inciuci, eh? Siamo scomparsi, ma chi se ne frega della storia? Ma non gli studenti. Ah, vedi, porca miseria. Moro, mamma mia. E adesso? Mi sopporto. Illegibile. Così, eh? Illegibile? No, c'è scritto qualcosa. Henry Simmons, 13 years old, black hair, brown eyes. Perché guardi in giro? Dovremmo tornare indietro. Sì, sarebbe proprio necessariamente il caso. I have missed it, damn, I'm star. Ma questo è un coglione, ma portati dietro una merendina, no? Sì, questo globo di cum. No. Buonasera. Sì. Ma perché lo devi proprio guardare? Mi spieghi perché? È per concentrare, per vedere chi è. Sightseeing, certo. E questi fai? Siamo preppy. Sono curioso. Ma curiosami il cazzo. Fammi kiss. Andare a mangiare una merendina. C'ho gli sneakers di là. Eccolo il kiss. Bravo, eccolo. Adesso un passo alla volta, con tanta delicatezza. Ma come sai che un passo falso e caghiamo, eh? Ma... Dove siamo? Moro, non sbagliare, ecco, ho sentito, ci sono, ci sono, ci sono. No, figurati se ho sbagliato. Ma secondo me, ragazzi, da mai. Qua esce fuori il cazzone e moriamo. Quello è il nostro Cestelli, fan. Grazie, Mauro, per essere uno stronzo, però, Cestelli, però, Ha scelto il momento. Thank God, I masturbate to find the camp. Adesso chi ci sarà dentro la tenda? Mi sa che il cazzone, non c'è andare. Aspetta, fammi prendere una merda. Sotto casa mia stanno facendo evidentemente un rave, perché... Questo si è portato il burro d'arachidi e una piastrella di... No, è una cosa, come si chiama? Face. E anche a Teio. Qualcuno mi dia una mano, come si chiamano ste cose? Le Pop-Tarts, sembra. No, era una fetta di pancarretto. Dove me la sono messa? Un libro, veramente. Ragazzi, vi giuro, c'è qualcuno che sta cadendo. Con te partirò sotto casa mia nell'incrocio. Però la sta facendo in un remix. Ma devo tornare, ho mangiato la merendina, torno adesso. No, ragazzi, ve lo devo far sentire. Ferma tutto, Moro. Ferma tutto. Non si sente? No. Cioè, si sente che fai il bardello. Cioè, sì, quando parli bardello, si sente però, il sottofondo musicale, però. Ma. Ragazzi, devo tornare indietro. Il merendino qui a posto. Perché non stiamo. Vado, Lector. Ma non farlo così spedito. E cosa faccio? Indugio? Non posso andare. No, forse è peggio. Vai dritto. E i miei piedi non rassegnano proprio. Va bene. Ma se... No, sono sbiadito. E quindi abbiamo mangiato la nostra piastrella al sugo, alla farina, sì. Vado adesso... di qua dove ho trovato la legna. Moro, cazzotto, è sempre più buio, però. Nonno fare, nonno. No. Fammi mettere comodo sulla sedia un attimo, ecco. E...
Beh? Ma è sempre più stretta la luce. Qui è dura, la siepe è dura. Allora, torno indietro cercando di... Boh, cioè... Qua... Ecco un sentiero. È quello dove c'è il mio falleo. Però di qua, dove c'è il cappellone... No, bravo, orientati con le stelle, cerca Polaris. E qui c'è un duro. Ah, non si può? Eh no, è duro. Ti ha detto che devi fare delle riprese. Ah, forse non c'ho fuori la telecamera? E gettala. Questo gioco mi sta proprio spaccando le palle. Ma magari fa un twistone... Ma no, questa incadutura è meravigliosa, però... Ti beghi, cosa ti beghi? No, non è il modo di tirare fuori una telecamera. Il bidet di Achille. Sì. Il bidet di Akimbo. Non si può fare, ragazzi, non si può fare in questo gioco di merda. Prova con la U. Ho provato tutti i tasti, ho premuto tutto, J, K, Y, E accentata più U. Tutto, pulsanti anche. Spalsanti, eh? Sì. E quindi? Ora chiudi questa... Controls. Sono abbastanza basici. Il peanut bar. Può andare a sinistra della tenda, vedi? Non posso. E allora che cazzo dobbiamo fare? Che cosa ti dice se puoi entrare dentro la tenda? Non posso entrare, dice, non entro dentro la tenda. E se non devi farlo adesso, che devi dormire? Che devi fare? Grazie. Ah. Allora, ragazzi, la prossima è succulenta. Possiamo fare Wendell's non editor adesso? No, se lo facciamo dopo. No, come? Fai un aperto. Vai. Che perché come tutto dico? Questo hype per questo gioco, ma non è che... Secondo me è l'unico che ci vorrà infatti, secondo me... No, ma secondo me potrebbe anche no. Com'è che si chiama esattamente? Windows No Editor. Aha. Ah. Oh my god. Dovrei soffiarmi il naso io. Sì. Prevedo un problema. No, io dovrei soffiare il culo adesso, mi sa. Un attimo, eh. What the trumpet. Comunque Moro, se guardi bene il ventilatore te lo soffia da solo il naso a stessa altezza. Ho giocato qualche giorno fa, ma perché? Chiedo, non per, cioè, per sapere perché l'hai giocato. Chi è stato a convincerti? Allora, play. Ah, ha preso una vecchia casa per $1,000. Un affare. E ci sono andato. Vedi. I won't go to kitchen to eat. Madonna, mia macchina ha tradotto. E quindi ci vive pure. Ma che stanza è con una porta qui e una porta lì? Però almeno... Cioè, adesso non andiamo per scontato. Il sistema di movimento c'è. La fisica c'è. La luce c'è. Ma le mani... Guarda che storia! Wow! Qua caghiamo, ragazzi, ve lo dico. Che complimenti, Moro! Incredibile velocità. Il tip-tap sulle scatole mi mancava. Come merda sia, Bruno? Eccola... Ah! Con la botta si aprono. Bene. Un bel fatto di legno. Ma c'è una sessione con le ventole. Ma perché? Cos'è questa cosa? Che cazzo è una panchina da esterno? È un posacenere comodo, Moro. È un posacenere. Quanto grande questa cenere? No, è comodo che ti cade fuori la... Salve. Pippo, era rigido. Oh mio Dio. Non ho capito. Me la son persa, ero girato. Vabbè, era una signora bambola.
Allora, qui abbiamo i contatori del Geiger. Non so se... Qui una poltrona per osservare questo bel lampadario il candelabro decentrato. Chi è lo stupido che ha arredato questa merda? Scusa. Ho pagato $1,000. Dollari, cioè, $1,000 che... minchia, guarda che roba. Ma dopo aver visto questo... Mio Dio, Moro, mio Dio. Dopo aver visto quello... Non ti viene voglia di andare via? No, abbiamo pagata. Eh beh, sono soldi, eh. Ah, non sono delle spillatrici tutti... della birra queste. Tutti gli stessi sono. Televisione senza calli. Ma penso che il camino. Sono l'unico che non ha la porta problemi. È il cesso. È il bagno. L'unico che cago qui e guardo il pianista. E vabbè, scusa. Che trattiene. Certo. Moro, l'obiettivo ma è. Lui vuole andare in cucina. Mangiare, andare in cucina. Per favore. Tipo, salve. Poppy. Ma è 2D? È un pappagallo. Beh, è contro il muro che... Ah. E mangiamo. Ah, ma... Tutta così. Si è aperta la porta. Bevo, mangio una lattina di Coca-Cola. Mangio un piatto. Mangio un'altra Coca-Cola. Ancora, ancora sulla fame bestiale. Hai visto il servizio di bottiglie invisibili, Moro? Dov'è? Qua, guardalo. Dove? Non lo vedo. No, visibile. Perché? Perché è una tannica di acqua proprio per ma è solo, per me, veramente l'hanno fatto. Sei sempre più grande. L'abbiamo. È sempre più grande la colla. È una cisterna. È sempre più grande la riserva di acqua di queste persone. Al prossimo c'è un intero silos di acqua potabile. Sì, sì. Allora devo andare a gagare before the sleep. Prego, Moro. E ora dal bagno cazzo fai? Che pappa. Ma posso suonare il playdus? Ma c'è tutta la cacca. Va bene. Ma nel senso ancora stava cagando. Ma poi non ha tirato la moneta su sì. Niente. Ma poi... Oh. Ma doveva solo scorreggiare. Doveva... Cos'era quello? I wanna sleep now. Vai. Sì, mi sembra un'ottima idea. Andare sempre a testate adesso. Alle porte. Sì, beh, è l'unico modo per aprirle, scusa. Chissà dove si nasconderà ora la nostra sposa. E da sotto sarà. Aspettiamo. Oh no! L'incubo! Corri, di nuovo? Prego. Fammi muovere i piedi veloci! È andata a backroom! Che cosa? Santo. Vai, aspetta. Oh, ciao! No, no, no. C'era questo piccolo bambino. Ma perché c'era Chucky la bambola sassata? La bambola sassata. In questo senso, l'aiuto del Sensei. Ma è veramente Chucky, scusate. Ma no, manco c'è provato. Il modello no, no, lui ha deciso di andare. Chucky la bambola di Sassari. Vai, vai, che sarto, vai. Muoviti. Cledi. Ah, ecco cosa dovevamo vedere prima. Cledi? Sì. Corro con i miei piedi veloci. Sì. Ma questo è un in... È un inculo. E prega. Ehi, salve. Ha detto I'm Chucky. Ah, vedi, va a posto. Ma che sta succedendo? Quindi l'ha voluto. Sì. Che facciamo? Che mi sbatte? Adesso go to kitchen, to eat. Noi facciamo tre robe. Sleep repeat, quindi vai. Ah, no, di là, aspetta. No. Una meraviglia, sir. Mi è caduta la cucina, ragazzi. Però l'acqua c'è, Moro. Gestapo. Eccola lei. Posso pipparla? Non fare, Moro. Era delicata prima. Delicata fai. Prima cosa vuol dire? Vai avanti. Sono tutti uniti questi utensili. Che duri. Ma poi posso... vengono... Aspetta, ma la cucina viene tenuta in piedi dagli invisibili manutentori? Sì. No. No. Però l'acqua immobile. È immobile, quella è fantastica. Take and put the doll in the trash. Ma no, ma mi sembra... no, questo è quello il trash non ci riusciremo mai, Moro. No, ma in living room, dice.
Cosa fai, Baggio? Sul piano cottura è salito quest'altro. Ma è inamovibile, come fa? Ah, ecco come si fa. Nella, questa secondo voi è una living room? Living room. No, questa mi sembra un po' più living. Ah, ecco. Eccolo il trash. Voilà. Ma sì. Bene. Ah. Ah, Cubico ci conferma che ciò è ciò. Beh, platinato, ragazzi. Ragazzi. Questo era Zdazd. Meritava un nome più ragionato, secondo me. Grazie, Wurstig. Aia, il ginocchio ha fatto... Poi cosa abbiamo? Abbiamo gli ultimi due. Aspetta, sei, allora, Moro, diamogli un attimo di... Sì. Spalmiamo. Spalmiamo. Smarmelliamo. Sì, sì, spalmiamo. Fai fare un massaggio. Ah. Sì. Oh, finora però devo dire brevi, ma del cazzo. Che senso? Cioè... Beh, cosa vuoi da Telegram, Pasqui? Fammi vedere. C'è la polizia? Mi ha mandato il cazzo, mi ha mandato. No, la cazzpic. Avevo questo gioco in archivio dal sito www.pasquale.com. Aspetta, ma Pasqui. Dimmi, livello paura dimmi, uguale 1. Dimmi che l'hai fatto in questo momento, per favore. No, però se sei un infame ti picchio, eh. Aspettate. Fermi, fatemi. Allora, fatemi catturare il sito Pignataro Pasquale. Pasquale. Zitto. Posso mettere in full screen? Sì, me l'ha spoilerato. Attenzione, fa paura. Errore, impossibile trovare la risorsa richiesta. No, no. E invece, chiedo scusa, gioco fatto in HTML. Perfetto, Paolo. Effettivamente fatto in HTML. Ma window.alert è JavaScript. Pasqui, non è solo HTML. Ma lo sa. Per pigliare il culo moro. Tanto, sì, è la fonte del... Tanto che era il fantomatico armadietto. Che bello. Quello c'era stata... lì come quelle... si chiama il rituale che era 49 Hz. Quel gioco è stato era incredibile. Era Lituania 49 Hz si chiamava il quel gioco. Sì, il gioco, ma no, era, non era il, no, non era il Pop Killer. No, che non era il Pop Killer, era l'altro, però c'era cagava comunque. Però cagava comunque, sì. Poi prima Lost Place l'abbiamo fatto. Guarda, sì, che era una merda. Era quello di Billie Jean, era... Capito, Pasqui. Comunque allora, ci consigliavano, Cubico consigliava Wrong Floor, che mi sa che l'abbiamo fatto. Abbiamo però fatto Wrong Floor, è nuovo. Non era quello in cui abbiamo imparato la regola del scendere, sì, le scale al contrario, quello del cantiere, dove c'era il tizio, quello dove c'era il signore, sì. Nella cantina che era alto 72 metri. Un floor by Nab. Sì, sì, era quello. Era quello. Era dove, sì, abbiamo imparato la regola che abbiamo del camminare all'indietro. Sì, abbiamo citofonato alla signora e non ci rispondeva. Comunque, continuiamo con Notalon o Tsor 80. Cosa ti ispira, Moro? Ma guarda, niente. Io voglio non essere più solo in vita mia, dai. Va bene, Notalon allora. Niente aloni, ragazzi. Grande, eh? Aspetta che mi scaldo. Vai. Mi sono giocato addosso. Ci sono. Bene. Sei andato, infatti. Bene. L'ho catturato. Allora, dicevamo, ci siamo? Oddio. Questo è smerdatorio, eh.
No, oh, it's freezing. I hate working at Dawn. Questo è proprio smerdatorio, sono sicuro. Guarda qua. Come blinca. Ehi, hey, stai zitta, eh. Per favore, già la parla. Nostra attenzione. Ma bello. No, bello il lavandino, Moro. Nel... No, una festa. Una festa di pizza. Chi è che hanno messo a sdraiare la maglia? Volevo dire letteralmente quello. Cosa ho detto? Invece che a stirare la maglia, a sdraiare la meglio. No, no, complimenti. Ma grazie. Che cos'è? La scopa. Si può scopare? No, lo scaffale è più un problema, però va bene, sì, guardiamo anche. Ma c'è una porta dietro lo scaffale, ragazzi. È vero, c'è una porta in there. Aprila. Come non facciamo? Si può, c'è un cozzone. Sarà una leva. La leva che leva? Non spegni le luci, mi addosso. Oh, adesso sì. C'è una porta qui dietro. Non la posso aprire, ce ne siamo resi conto. Sì. C'è una dispensa di peni. No, basta un barattolo di vernici che... Sono sbattuto, e non posso live light the right. Ma perché no, spegni la luce, stronzo? Allora, sì, ma che casa è? 2 metri quadri e hai nemmeno il bagno, hai solo il... Però si chiama Notalone. Perché sicuramente non saremo da soli. Ok, e fin qua. E se sì? E se ne so tu io? Dici che è il twist. E invece mangio sì. Mangio la lampadina, mi mangio. Non siamo da soli e invece... Però puoi pulire per terra, amore. Allora, ma comunque non si può fare un cazzo. Porca qua. La diarrea, come si fa? Ne so. C'è una porta qui dietro. Ma tu non puoi andare a sinistra di questo ingresso? Tu riapri la porta di prima. Di qua a sinistra non c'è niente? No. Sinistra, quella è destra. Qui c'è un ringo. No, invece era che c'è spazio. Era la destra. Wow. Mi sono perso. Ma che posto è? Ma perché, un collo. Perché assorbono la luce certi spot? E diventa black tutto quanto. Ah, questa door è locked. È the door. Questa mio red room. Dio. Oh my god. Beh, la luce effettivamente fa il suo. Sì, anche, ma una lampadina che cosa serve? Saldami. Allora vedi che era più grande questa casa di quel che sembra. Mi ricorda la casa del... Del grande fratello, sì. No. Ma le luci di Strigola, dove sono? Magari sono fare. A incandescenza. Sono a sto pesce, sono. Qui ci si lava il culo. Sì. Quello è... Ah, c'è una porta qui. Pure là. Ma mezzo così. È pieno di porte. Effettivamente... Pieno di porte, ragazzi, con davanti ma robe. Vedo a 2 milli. 2 milligrammi, vedi? No. Vabbè. Un'unica accesa. Ma che schifo di condom. Guarda. È effettivamente vero, un condom. Ho una Porsche. Una florla. No, ma è un grande è chiodo. Cementata. È un grande chiodo. Un aspirapolvere. Non è vero. Ma questa lampadina è... La torcia è cementata contro il divano. Sì, sì, sì. E fa può. Parte del divano. Sì. Questa door is locked. E allora non si può fare un cazzo. Ma tocca entrare nella living rooms. E che abbiamo risolto nulla. Ma non puoi alzare la brightness. Ma è che direzionale, brightness? Moro. Che ne sai? Ah, ma c'è la flashlight, c'è la F. Non ce l'ho in Mario. Ma forse sì. No. No, ma non la puoi prendere quella là. Sam Fisher. Interact come si faceva? I clicchi o la E, forse. Una delle due. Una delle due. Hai provato a interagire. Ma è pieno di squillo ovunque. Non è pieno di squillo, non c'è nessuno. Magari dici che è Notalone perché è pieno di squillo. Mi trovo da una parte più di gente nuda perché le magliette sono tutte qui. Ecco, e via, un altro maglietto, vai. E questo? Ma che qui ci vive qua? Magma. Qua c'è una porta, amore. Una Popovic, a sinistra c'è roba. Però questo è tutte le porte. Dai, quella la puoi spostare. Oh,
questo era to-do list, ecco cos'era sto ma gioco. Ma come 1-0 di 59? No, 5 grammi. E dove le misuri? Come si fa? No, dai, moro, me l'ho rotto di cazzo. Take out the trash, pick up all the clothes, wash the clothes. Io ho visto più in giro più clothes che trash. La trash è quella. Vabbè, abbiamo preso la nostra to-do list. Ma prendi le cose. Ma ne puoi fare qualcosa con questi schifi? Pick up, vuol dire che lo puoi, in teoria... Ma forse mi serve un pick up. Scusi, ma in che senso svegliare i bambini? Dove? C'è scritto ultimo passaggio. Awesome. Come I'm ultimo passaggio? On recess for 1 week and I mess up the house so much. Motherfuckers. Dobbiamo mettere a posto adesso mi farà. Ma veramente Wake Up the Kids mi suona molto creepy. Capito. Perché dobbiamo sistemare la casa. Ma secondo me i kids sono degli esseri demoniaci di merda. Non funziona un segato, però. No, il fatto che ci siano dei bambini che vivono in questo posto questa mi fa... merda. Mi fa molto creepy. Ma il trash come si butta, quindi? Cago. Così. C'è la roba? Oh! Oh, Morrowind, per favore. Non funzionano i pestelli. Non va un cazzo. Ma poi che porta spessa. è un regolo questa cosa. Allora, fammi Oh, adesso che siamo è pieno di condor possiamo... qua. No, sì. Ah, ecco i kids. Non si spreme le pulsantiere. Però le porte sono fantasmiche. Dov'è la pulsantiera con i dei tasti, il trasciume? Però qualcosa potrai fare. Ho visto una pizza appesa. Sì. Adesso te ne puoi andare, però. Tra le palle, bro. No. Dove schizofrenico è il trash? Ah, magari devi prendere il seccio. Il secchio, Moro. No. Un contenitore atto a recuperare. Un immondiziaio, quindi, intendi. Tipo, sì. Ma magari adesso... No. Dov'è un apparato? È paura, sei imbecille, eh? Sì. Non respirare mai più. Ma poi quella pianta sarà c'è una porta qui di... sì. C'è una porta, ma sono tappate, non si può fare un cazzo. Ma chi l'ha messa quella pianta lì? Prova a usare taglio, Moro, magari si può passare tutta porta. Meglio mi taglio. Ma non è che devi spuntare le cose però per ho visto farle? Una mano, cioè, quindi compare una mano sempre quando puoi interagire con qualcosa. No, è che qua mosso sto tavolo. A parte il foglio. Devi... Vedi? Poi rimane buggata tutta finché non guardi in alto. Se tu devi togliere la spazzatura, cioè cosa può essere la spazzatura se non questa merda ovunque? Il gioco forse dice. Ah, forse lo proprio rompo. Sì, lo masterizzo in un hard disk da 1 terabyte. Quello si illumina però, Moro, guarda. Oh, ma cos'è questo? Un radio. Ah, non puoi fare niente. Se non c'è la radio, non puoi se non c'è la musica, non si può fare nulla. Allora, ragazzi, ci siamo, eh. Vai, Moro. Confido in te e tutte nelle tue ore su Viscera Green Up. Che mi cago addosso. Anzi, qui c'è il cagotto subito, eh. Lo so bene, cazzo. Il condom. Vai. Sempre come diceva il mio sensei, metti la cerniera. Attaglianagliami la dentiera. Attaglianagliami la dentiera. Allora, 32 grammi ne abbiamo presi per adesso. E come stiamo, Marroni?
32 di 5 grammi, sì, allora, secondo sì. La tua... Di qua era pieno di sberli, eh. Dai, prendiamo la sberla. Per favore. La bottiglia fa parte dell'arredamento. Sì, sì, sì. Istituto Cloppi. Che pazienza che ci vuole, eh. Sì. Allora, qua abbiamo pulito, eh. Mi fa male il Greenwich. Sì. Cos'è sì? Il Greenwich. E che adesso qua c'è tutta la sala. Non voglio saperlo cosa c'è. Ma quindi sembrano delle siringhe, ma sono delle posate. Guarda. L'amica che ti ha scritto, chi è? Detto quella dell'inizio. No, sarà mia moglie. Ah. E se deve portare a letto i bambini, deve svegliare i bambini. Vabbè. Fatto. Brian fa 52 su 59. Dove cazzo sono le altre robe? Boh. Di sopra è controllato. E non può. Vedi? Il comodo ripiano della merda. La luce si è abbassata, amore. Secondo me è fatto. No, stai fermo. No, aspetta. Ho messo le finestre tappate e metto un'ansia della Madonna. L'abbiamo fatto, ho sentito un rumore di fuck. Prego. Voilà, adesso dobbiamo portarlo fuori. No, è lì, moro. È il saccio. Moro, ma come mai io non voglio uscire fuori? Non so. Come mai? Buonanotte a chi va? Mentre noi rimaniamo qui a morire. Buonanotte alle palle. No, il cazzo, sì. Adesso ti dice non puoi uscire. No. Moro, ma perché? No, ma la lancio. Non ti preoccupare. No. Che sta succedendo? Sta buttando... Non ha fatto le texture dell'esterno. No, non ha. Ecco qua. Fiu. Non ti girare, moro, se no c'è un... Come mai la music stop? Non farlo, per favore. Tanto non si vede, anche se lo faccio, è tranquillo. Cazzo. Effettivamente c'è sempre il problema però della vision. Purtroppo non ho le mani senza... Le porte sono sempre una merda, Vediamo. Cioè, vediamo è una parola. Adesso si fa sul seno, eh. Io non sono d'accordo con questo gioco comunque. Io non ho posto nessuna firma. Sono pronto a farmela nel brutto. Io no. C'è per terra uno sbrutto. Non è vero, c'era la simpatica brutta qui. Ma quel calzino tutto verde. A me ne è appaiato. Ma perché in giro per casa tutta? Ma che cazzo ne so. Ma quant'era di parte roba? Di nudisti. 17, ne mancano 7. Effettivamente. Fammi vedere. Comunque questa storia dei bambini continua a mettere ansia, eh? Sì. No, perché? No. Hai paura l'acqua che si impisce. Scusami. 13. E sta torcia lì, a vegetare sul divano. 13, Sì, forse devi contare anche 3 di mutande nostre, moro. 13, 14. Capito. 14, Cazzo. 14, 15. Bravo. 15. Ah, mia ragazzi, ma io me lo sento che esce fuori Christian De Sica nudo, ci incura. Zitta, merda. Importante, importantissimo. Mi sei lasciato uno in camera da letto e nella lavanderia, moro. Quindi, prego. So. Cazzo. Effettivamente la lavanderia è l'unico posto in cui avrebbe senso trovarlo e non ci siamo andati. Cazzo. Per terra, dietro di te. Ma come hai fatto a vederle nero su nero? Sono Eagle. Cazzo. La lavanderia non vedo una cispa di polvere. Perché è l'unico posto dove sarebbe giusto metterli e quindi non li hanno messi. Quindi l'ultimo adesso come lo trovo? So. Bella domanda questa. No, è che. Fast. Capito l'audio direzionale, però. Quello cos'è? Il cubo di Rufo. Il cubo di Rontman. Ah, ma quella si può fare qualcosa? No. Ecco, è moro, ci hai camminato sopra. Cazzo, dove? Ecco qua.
E spero lo trovi in cucina. Eccoci qua, ragazzi. Vado a fare i panni. Ma secondo me dalla lavanderia esce fuori il copone. No, il copone no. Ecco qui, ho scaricato dei vestiti di carne. Senti che tromba, senti. Perfetto, amore, adesso abbiamo le armature pulite. Ce le sento, Hector. Mi è impossibile sentirti. Pappa. Voilà. L'asciugatrice? Fiu, alright, now the dryer. Vai. Adesso l'asciugatrice si muove e si apre la porta, dai. No? No, no. Ho sentito un dinosauro. Oppa, oh, pollo. Dal buio? Devo farlo? Oppa, stella. Perché? No, no, dai, per favore. Ma quella... Zanzibar. Cazzotto. Cazzone, no, è peggio. Che? Non c'era nessuno, non c'era. Perché mi ha girato la visuale lì? Vabbè. Pippo! Lerdo! Bombo! Va bene, dai. Va tutto bene. Va bene. Bello, questo era bello, eh. Sì, sì. Parte 1. Andiamo all'altro. Parte unghia. Ho i peli, i capelli adesso. Come scusa? Ho i capelli a oca. I capelli, bambino. Ho i capelli. Però Fabio. Dritti. Ne manca uno. Dovremmo farlo per chiudere in bellezza. Sì. Li ho fatti tutti. Che fai questo rollage? Quasi quasi. No, Moro, dai, no. Metti che fa schifo. E fa cagare. No, amore, io voglio un gioco strutturato, bello, vai, mi fido. Che bello che non ce la fai a reggere. Per quello. Oh mio. Adesso vediamo se lo cattura Olfritz. C'è scritto GG Ads. Ha troppi settings per essere brutto questo gioco. È bello. Il volume non è cambiato. Ah sì, invece. Cioè, applica. È un gioco serio. Guarda, se guardi in alto a sinistra. Ma però devi uscire da questo menu di merda. Ma come. Ah. Non so cosa sia. Certo. Applica. Cosa c'è? GG Ads c'è scritto. Non è. Questo qui dovrebbe durare 10 minuti in teoria. Ma che troppo! Però che bello che è di estetica. Probabilmente dovrò pulire un po'. Dovrò pulire. È come quello di prima, quindi uguale. Che bello che è Not Alone 2. Sì, a parte 2 questo. Beh, puliamo con l'estintore, dai. Ah, prendo il mop. C'è una A? No, c'è una luce che è proprio. Come floppy. È proprio un... sì. Vabbè. Vabbè, puglia... Cos'è questo? Devi no, sistemare la voglia dopo. Adesso sistemarla se c'è anni fa. Che schema l'ho pisciato. Ma come hai fatto a pulire wireless? Guarda qui. Bene, non funziona sempre adesso. No. Macchie di mestro. Sì. A posto. Ma perché si vende? Moro. No, c'è la foto cellula corn. Questa tecnologia è incomprensibile. Che bell'effetto di luce che fa. Salve, tutto bene? Che vuoi? C'ho da fare. Chiudi. È una sgalla. È molto scuro, Ma venendo da quello di prima. Vabbè, ma avrà bisogno di qualcosa, andiamo a sentire. Ma cioè, sì, però si. Come si dice? Sì, però scusi, lei non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Si è cagato addosso sangue questo, tra l'altro. Ha smerdato tutto. Ha smerdato il tavolo. Ma
attimo che ci chiamano al telefono. Sì, andrei effettivamente a rispondere, sì. Bravo Moro, con delicatezza. Sì, la parola sì. Chiave, bravo. Di tutto a chiave proprio. Tanto. Si è rotto il telefono, ragazzi. Cazzo, non capisco, cambiarlo, mi spiace. Se si è rotto il telefono, sento tutto. Cosa dice? Sento. Senti, giri, sei una merda. Ok. Bisogna fare... Bravo. Bene, a posto. Moro, mi contestualizzi? Aspetto il cliente. Ah, ok. So, chiamo il telefono. Chiamo il telefono alla di polizia, chi? Magari. Prip. Liquido. Pistola. È proprio liquido. Era lungo. Ma che cazzo di esclamazione è? Oppellagra. È buio. Ah, è tutto sì. Pellet. Ah, è buio. Moro, comunque dobbiamo fare un montaggio della prima serata di questa e farci dei video, secondo me esce una roba figa. Io farei prima di tutto delle canne adesso, per favore. No, andiamo. Non si può fumare. Ma stasera non posso bere, non posso fare un cazzo. Ma adesso come mi dileguo? È un dilemma. Oh, c'è una statua, no, una luce. Che culo. Ma sempre le torce, avete rotto i coglioni, Me l'ha portata il mio amico Ulguert. Chi? Ulguert? Aspetta, forse il quadro devo andare a vedere. Ma perché non ce ne andiamo? Cioè, che cazzo, manna, porca vacca. Ma te... Ma sempre a mestruare in giro. Ma non pulire, non serve pulire ormai. Effettivamente io avrei pulito. Oh zio. Osborne. Vado proprio qua. Maro, fammi girare. E questo che posto è? È la cucina, che cazzo voglio sì. Io me la ricordavo la cucina. Maro, c'era una forta forte aperta. Una porta c'era. Aspetta che qui c'è. Dobbiamo andare nei campi di callo. Porca miseria. Ma secondo me non deve essere per forza così. Ma io sono un benzinaio, che devo ma fare? Ma che benzina mi picchia? Non devo per caso indagare sul mio territorio di benzinaio. No. Ricordiamoci gli insegnamenti del mio maestro Joao Nakamura, girati. No. C'erano degli occhi rossi nella lontananza comunque. Non importa. Ma in Londra lontananza ci può essere quello che vuoi. Aspetta, c'è qualcosa che mi preme nell'ano. Un rituale sentimentale. The lost bonus of the fightful shall reconvene once more. Oh my god. Adir Spool o Ramos? Ma. Ramos. Ramos. Esce il cazzo da qua, eh. Non credo. The unwitting puppet will dance and they. Serious. Perfect. And unto a newly birthed world with the fightful shall rules. Sì, capendo. Through their ghost and swollen with glee, they have more to give. Però non ho capito. What the hell? Adir Skull or Mose? What the hell? Non capisco proprio. Sei un di cervo o di capriolo? Non è in nessun modo preoccupato. Cazzo. Da quella roba rossa che c'è là dietro. È Super Smash Bros. Non posso andare. E torna indietro, Moro. Torniamo indietro, ragazzi. Ma perché? No, a me non voglio. Cioè, ma non serve. Mi fa male la schiena a tornare indietro. In realtà, ragazzi, non serviva a rivedere. E te, Cofene. Chi è Cofene? È zio. Medicinale. Zio Carelli. La mossa elettrica. State zitti che devo ascoltare con i miei guardi. Che cosa? Devo ascoltare con i miei guardi. Le sue guardie devo ascoltare. Casellante. T'ha posto? Sei tu, Moro, il casellante. Vai.
Ma non è il casello, sei il giardiniere. Hai tornata la luce? È giardinata? La porta, ma va. Filippo giardina? Cook! Ma questo è un bastardo, però. Dai, ma si fa? Dai, ma guarda che lavoro! Dai, come si permette? Mesi di inventario! La macchina è sparita! Guarda, mi ha sgommato tutto, come la mia mutanda! Ma che bastardo, guarda! Non ho oltre le 23! Non c'è, non solo, volevo dire, non solo se è andato via rompendo tutto, anche le sgommate per terra. E qui dov'è? Ah, quella è una strada, non è un cliff. No, Moro, ti investono qui, eh. Occhio. Però... occhio, usa il marciapiede, sembra... bravo. Ma è open world? No, vi prego, no. Oh, tempo! Quanto è urlato questo? Per il treno Thomas qui che è arrivato. Sì. Quindi? Ma ancora? No, ma siamo basta. Sani? Sì. Ah, it's too far. It's too far. Attraverso e continua. Ma cos'era quel fatto? Che santo di paura. Ho trovato un Skeletorn. Forse lo devo mettere poi là nel sandal. Sì, probabilmente. No, Moro. I Gandalf. Hai perso la menzola. No. No, non ho preso la menzola. Se vedete qualcosa fatemi un fischio, ma piano, per no, favore. No, fatemelo sapere. Ecco, così. Adesso arriverà Gianni il postino. Ma tu perché ti giri? Devo guardare. Sì, effettivamente c'è. Oh un... no, qua non si fa. Non dovrei andare any further. Cerchiamo questi attrezzi. Sì, ma io non voglio altre lune di Zelda che mi arrivano in faccia. In mezzo alla strada c'è altro polline. Primavera? Sì. O forse basterà questo teschio? Basterà. ma c'è una warehouse lì, cos'è? Il bagno. No, io qui non voglio andare. Perché? Io mi sto cagando addosso. Devi rispettare le mie scelte. Ma questi cazzi. Ma il vetro, vetra. Ho una faccia di pirla io. Ma come skating? Ah, ecco. Non ti girare per da... Ne serviranno 5, ne serviranno, no? Testa di cazzo, mi hanno chiuso la porta. Non so fare! E come esco? Effettivamente hanno cagato. Pop! Non so, apri. Ok. Chiudi tutto. Sì, sì. Biasci, chiudi tutto. Chiudi. Qui compare Polly. Fammi vedere se c'è. Ma puzza. Allora, dobbiamo fare il giro del forsennato. Ah, la cucina. Dobbiamo vedere la cucina. Nella cucina. Forse c'è qualcosa nella cucina. Non dove? Nella cucina. Non avevo visto un'arma, mi sono caduto addosso. Magari qua. No, beh, amico, magari c'è in mezzo al... Vedi. Sì, secondo me... Siamo intanto a tre, adesso siamo succederà a tre. Qualcosa. No. Ogni volta che prendi un Brez... Sono scomparsi i benzinai. Cacca dura. No. Bastardo! Perché adesso ci sarà un teschio. Un oxo. Qui in mezzo è un teschio. Tu vado a durare 10 minuti solo che di merda. Un teschio. 10 minuti, so. Io non so faccio più. Non fare questi versi. Passo dietro, eh. Una moto. Fasso nero. Una motox. Perché non ce ne andiamo? My motorbike. Ah, ma è la tua proprio. Via.
È pesante. È out of the parlor. Non ho la benzina. Cazzo. Ma sei tu l'uomo adatto. Il bullum. Ah, ecco. No, no, adesso succede qualche altro proietoso. Ma perché è che mi chiude sempre la porta questo mio padre che è un bastardo? Chi è? Il maleducese. Che è? Oh! Oh, tutto change! Ma che storia, Dark Souls? Meh. Mamma mia, se esce culo, man. Non è culo, man. Sì, aveva un po' la faccia da culo, man, lui. E adesso... No, Morron! Vabbè, torniamo indietro adesso. Modo, bravo, bravo. Oh, c'è qualcosa che mi perplime. Ah, ma questo... Non mi fare perplimere. Era fatto un muro. Sì. Cassandra. Eccolo l'ultimo, ma no. Ciao. Non vi preoccupate. Ha solo no, salutato, ragazzi. Era, no? Era amichevole. Stiamo andando là. Dobbiamo no! Dobbiamo tornare. Ypsilon. C'ho il waypoint, ragazzi. Bello! Sì. E ecco, non hai neanche dovuto segnare tu. No, no. Pensa. È perché c'è la seamless scope. È bello, bravo. Ah, che pazienza ci vuole. Eh sì, sì. È normale questi giochi. Perché è normale. Guarda, guarda, bello, guarda, però. Ma che roba. Colonna di santi. Ma che roba. Adesso? Facciamo questo rituale. Ah, vedi, lo sa. È già a posto. Vabbè, allora. Sì. Ah. Oh, my zio. Ma sono tutti molto grandi. No, chi è che ha tappato la via dietro? Papà, ma un po' secco comunque, eh. No, ha schifato il leg day, eh. Praise the Sassari, ecco qua. Ora ci abbiamo il culo, eh. Solange. Solange. Ah, aperto, vedi. C'è una aperto la strada, come Mosè. Adesso torna Gigi la Frabbi. E basta però. Cammino, che un po' samba. Ci vuole. Adesso. Quella è una mano. È una persona molto grande. Sasageyo, sasageyo. Pi pi piri 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 pi. Però purtroppo non gli posso tagliare i tendini perché non ce li ha. Non è disposto, certo. E the shadow spread across the worlds. Like a magnificent father. Esatto. Bello, ragazzi. Dai, siamo sopravvissuti per questa quit, volta. Quit. Uff. Wow. È andata. Wow. Quest'Halloween è andato. Ecco. Sì, è andato. Non sì, c'è niente tutte come le clip del caso, tutte però le clip voglio. Come si chiamava quello che mi rimarrà sempre in mente, però tipo era Priscilla, no, come si chiamava? Palmira. Palmira, sempre che bello, Palmira. Mamma mia. Anche se è il più bello di tutti rimane comunque Harry Bishop. Harry Bishop. No, tra Palmira e Harry Bishop secondo me sono i due che veramente Abduction abbiamo. È perché è quello che ha dato il via a tutto. Abduction, sì. Qual era? Ho visto sì il gioco di Pasqua, l'abbiamo fatto prima Orlo. Guarda che è veramente un drogato, quello lì però. Magari ne ha fatto un altro in 5 minuti. No, non credo. Ho programmato Elderi. Io Harry Bishop me lo ricordo perché è stato veramente lo spavento più grande. Ma io ogni mese un gioco così, a parte sì. Che i giochi non esistono per farlo, poi fortunatamente, visto che fanno cagare. Sono tutti tremendi, però ogni tanto c'è qualche perlina. Ora che la zucca spenta sparirà, domani arriveranno decorazioni di Natale. Aspetta che te lo dico io, eh. Ha spaccato tutto, non lo so, ragazzi.
Aspetta, che allora, quello... Daglielo forte, daglielo piano, daglielo nell'ano. Bene. Hai distrutto mezza casa. Esatto. A proposito di casino di merda, ho visto l'altra volta una clip di XQC che prova a parlare al poligono di tiro e c'è lui davanti alla telecamera che fa e allora praticamente iniziano a sparare tutti, non si capisce un cazzo. Anche quello della tavola Luigi, sì, quello era Abduction. Era Abduction. È Abduction, sì, è bello, bellissimo. Io ho un ricordo indelebile di te che ti compare questo fantasma davanti e il tuo suono è, ti giuro, una paperella che viene sgonfia, fa pipo! L'altro che è bello quando l'ha giocato anche quando eravamo tutti su TS ed è salito perché non ce la faceva più. Sì. È vero che siamo, che c'era anche Rosa e Dabbo. Sì. Oh, Dabbo mi ha fatto prendere uno spavento del signore. D'altra parte. Meraviglia. Comunque, beh, se non avete avuto abbastanza o se questi giochi vi sembrano sembrati delle palle, avete su YouTube altre live in cui ci siamo io, Vec e altra gente, anche le live notturne di Moro sugli horror, sì, recuperate. Moro by Night, tutta. Maratona fino a domani, che è oggi. Eh? Di chi? Ci sta? No, dico chi, loro, chi vuole. C'è, sì, c'è Bishop, per esempio, che va visto, se non l'avete ancora fatto. Ed è sul canale anche il montaggio di Luke. Aveva fatto il montaggio di Bishop? Yes. Non mi sì, c'è tutta la serie. Altrimenti c'è un Thermo Best, mi pare, di settembre 2019, in cui abbiamo fatto... In cui... O settembre, ottobre, in cui abbiamo fatto tutti gli horror possibili e immaginabili. Però mi piacerebbe che le due live del trio Smerdons diventassero qualcosa di... Beh, no, ma poi facciamo bisognerebbe, qualcosa. Bisognerebbe, sì. Mauro... Amici, però, nonostante tutto, nonostante l'incommensurabile tutto, sì, domani mattina... C'è comunque la rassegna struzza. Sì, e oltre questo devo giocare praticamente da solo a Construction Simulator perché tipo devo fare ancora un'ora e mezza di missione per sbloccare il multiplayer. Il multiplayer? Sì. Sì, comunque domani... Però ragazzi, prima ho provato a giocarci un po' e certe sgommate in derapata col tir con il rimorchio mamma dietro che voi mia, non avete Madonna. Idea, eh? Posso dire, non so perché, abbiano messo le derapate in questo gioco, però ci sono le derapate. Per me tutti gli effetti penso sia live extra, sia per il periodo che per il quello che devi fare. Mentre c'è domani non c'è un sacco di gente, quindi... Tu non ci sarà, cioè domani la gente non lavora. Noi ci sono domani, cazzo. Domani vuoi? La gente è tutta qui a non fare le nonne, vanno. Chi? Tutti. Ma no, ma sono... Guarda che molta della popolazione è morta di Covid, Rector. Siamo solo noi. Siamo solo noi 900 persone, basta. Sì. Vabbè, amici, direi che possiamo chiudere la situazione qui. Quindi, buonanotte a tutti. Non ridere, non ridere, è una cosa tristissima. Hai appena è fatto tremendo. Questo genocidio enorme, no, simulato. Una cosa molto triste, non devi ridere, Rector. Amici, mi fanno ridere le tragedie. Buonanotte a tutti quanti. Adesso posso effettivamente chiudere.